Cari amici di Arte Network, buonasera e benvenuti nel nostro spazio eh, qui a Marcon, nella nostra sede di Spazio Eventi appunto. Con un set ricchissimo. Stavo appunto ehm, camminando perché ho ehm, appena appeso l'ultima opera che stavamo un attimo ispezionando perché sono già arrivate eh, delle richieste al centralino. Io invito sempre e questa volta in modo particolare, sottolineo la vostra possibilità di chiedere al centralino intanto il PDF con tutte le opere. E oggi sono molte le opere perché abbiamo selezionato assieme a Stefano e a tutto il nostro team circa 50 opere. Sono molte, sono molte, quindi eh, tre ore di diretta. Sicuramente basteranno a soffermarci su eh, opere importanti, su appunto le vostre richieste, su degli argomenti che possono no, raccordare, creare un filo logico come discorso, eh, però l'importante è che voi vi facciate avanti, che voi scandiate eh, queste tre ore eh, in modo tale che io possa mettere in prima linea, ecco, di prima importanza eh, quello che più vi interessa. Per farlo dovete chiedere la lista, dovete chiedere la lista in PDF e la lista chiaramente con i prezzi. Altra parentesi molto importante è appunto relativa ai prezzi. Avete visto il titolo che abbiamo voluto dare a questa diretta di tre ore ed è appunto piccole opere per grandi autori, di grandi autori. E chiaramente con ciao Tommasina, con piccole opere non vogliamo intendere sicuramente piccole per portata. Questa non vuole essere assolutamente una trasmissione eh, outlet come tanti altri definiscono, no? quelle trasmissioni in cui magari si trova una quantità caotica di artisti e di opere. Anzi tutt'altro, abbiamo voluto semplicemente intendere piccole con un termine di dimensione, un termine dimensionale, quindi attenzione piccole opere per dimensioni, ma di importantissimo valore, perché grandi firme, eh, grandi personalità, tra cui le più importanti del Novecento, già storico, storicizzato, ma soprattutto anche della contemporaneità, di quegli artisti che ci danno il privilegio di interagire nell'adesso per già, ecco, eh, diciamo, eh, anticipare il valore del futuro. Quindi Christo, passiamo da Christo a Giricolar, a Jenkins, a tutti gli esponenti più importanti del movimento Gutai. Già vedete già vi indirizzo su eh, quello che a livello internazionale desta molto interesse, non solo nel nostro scenario nazionale e nel frattempo esatto Max, ci muoviamo un attimo nel nostro spazio, così possono già intravedere alle mie spalle qualche opera. Allora, abbiamo così strutturato l'esposizione. Tutta un'ala, tutta una serie dedicata alle grandi firme, alle grandi personalità dell'ambiente veneziano, sia di eh, nascita ma anche che ne sono entrati in contatto e che poi hanno dedicato la loro produzione eh, vivendo proprio eh, in questa città. E poi, quindi abbiamo Vedova, abbiamo Saetti, Guidi, eh, Morlotti, Guarnieri, Davide Orler. Qua, attenzione! Attenzione, un Ugo Celada degli anni 20. E già con questo ho detto tanto, perché per alcuni artisti è eh, importante anche la determinazione tempora temporanea, quindi eh, la parentesi cronologica di, chiaramente dell'opera e del periodo in cui l'opera è stata realizzata. Abbiamo ricevuto davvero molte conferme ultimamente, molte richieste per questo grande artista. Che io pongo assolutamente tra i più importanti e più forti del Novecento. Ma un'opera degli anni venti, ok, ancora, non era stata presentata, si tratta di un inedito. Poi ci soffermiamo, a meno che, come io eh, spero sempre, mi auguro sempre, non ci siano i più tempestivi, quelli che già si rivolgono al centralino. Ancora prima di, eh, che arrivasse infatti Tommasino ho visto, personalmente stavo scorrendo la chat perché abbiamo il telefono aziendale, che c'erano già più di 8-10 richieste di lista. Arriverà subito. Adesso Tommasino ve la inoltra, vi inoltra il PDF così potete già scorrere eh, visivamente le opere scelte e il prezzo. Prezzo che per oggi, e qua ringraziate Stefano perché è lui che ha le redini di queste decisioni, è lui che orchestra questo aspetto. Sono decisamente e visibilmente, perché lo vedrete, scontati. Abbiamo questa fortuna il mercoledì, eh, di cogliere veramente eh, questa trasmissione infrasettimanale, magari fuori dal caos, fuori da quello che è eh, il mercato più movimentato del weekend, anche in termini di trasmissioni, non solo nostre, ma di tutto il panorama dei palinsesti che dedicano all'arte un, un programma, no, una trasmissione televisiva. E quindi cerchiamo di renderla di nicchia e con una certa identità, questo è il nostro volere. Poi un'esposizione anche qua centrale in cui vedrete Plessi, eh, tantissimi altri artisti, qua c'è un mondino importante che viene direttamente dalla collezione di eh, Prearo, editore, grandissimo e importante editore di cataloghi mh, decisamente influenti per l'arte del Novecento. Questo è il Morlotti, qua c'è una bice Lazzari degli anni 30. Ma veramente, veramente, eh? sto solo citando intanto qualche nome per darvi il tempo di anche anticiparmi che sarebbe la cosa più giusta per voi in queste condizioni al centralino. E poi, Max, sì, ho già capito, mi giro di qua così. <ride> e poi tutta una sezione con ah, Turissimeti, importantissima opera l'estroflessione con i tre ovali. Eh, c'è di tutto, c'è di tutto. Dova, Dada Maino, veramente l'imbarazzo della scelta. Da cosa cominciamo? Se gentilmente, ehm, dato che abbiamo anche, come sempre, noi delle richieste eh, pre-trasmissione di chi cerca, noi siamo qui apposta al nostro lavoro, quindi mh, direi di mandare in onda la scheda di un'altra opera degli anni Venti, che si colloca, e intanto ne parlo un attimo, che si colloca, passiamo qua attraverso, facciamo vedere Max, in un... Eh, periodo che poi no, eh, tramonta con il passaggio tra gli anni 20 e gli anni 30, che è stato un periodo molto particolare, È eh, un periodo di crisi senza ombra di dubbio, un periodo di crisi sia nel nostro territorio nazionale ma anche a livello internazionale, quindi anche nel contesto americano, la Grande Depressione, l'inflazione finanziaria, economica e ci saranno delle opere che si inseriscono in quel contesto con una relazione a questa tematica. L'opera però in questione di Mario Sironi, di cui vi sto per parlare degli anni venti, è importante eh, in particolar modo perché si discosta da quella che è la principale impronta in cui noi nel nostro immaginario faremmo riferimento a Mario Sironi, quindi grandissimo esponente del futurismo italiano, vignettista del Popolo d'Italia, della rivista di regime veramente un artista eh, fondamentale nel passaggio che c'è stato eh, nell'avanguardia del futurismo che è stata veramente una delle più importanti che ha inciso maggiormente. Ma l'opera in questione in realtà si distacca dal... e andiamo nel dettaglio meraviglioso di quella che è una delle produzioni più ambite. In assoluto di Mario Sironi, la produzione della poetica dei paesaggi urbani, che proprio si eh, posiziona nel decennio degli anni venti. È un'opera che, se nel contesto, diciamo, futurista, possiamo spesso analizzare ehm, quello che è l'aspetto anche di struttura tecnica di impostazione visiva dell'opera, con quella tipica, con quel tipico cardine futurista, quell'impronta futurista che è inconfondibile, qua, qua invece, per la prima volta, Sironi entra in scena nel suo periodo più importante con questi scorci, con questi ritratti di queste periferie urbane che abbandonano la chiave futurista e invece si abbandonano a cosa? All'astrazione. L'astrazione che era l'emblema dell'uomo disperato, dell'uomo eh, tormentato in un periodo di profonda depressione globale ma soprattutto, per come la vuole trasporre lui, interiore di sconforto di ehm, quel periodo che ha visto l'essere umano mettersi in crisi auto eh, criticarsi dal punto di vista umano e trascendentale chiaramente per gli atti e gli eventi storici ma andiamo a rivedere subito il dettaglio dell'opera subito mettiamola nuovamente in visione eccola da cosa, da cosa lo percepiamo questo? Intanto, il tratto il tratto è, è drammaticamente evidente, io direi. Ed è questo il fascino che eh, ci permette di comprendere l'opera sentimentalmente, umanamente. A differenza di come faremo invece per un'opera prettamente futurista, per la sua tecnica e la sua impostazione volumetrica futurista. No, qui c'è il sentimento. Qui c'è l'inchiostro che si diluisce come sentimento. Queste periferie sono importantissime, importantissime perché si staccano dal contesto. L'inchiostro è liquido, l'inchiostro trasuda proprio eh, l'emotività e la disperazione e, e cosa fa? Le strutture diventano arcaizzanti, no? nette, quasi espressioniste, nel tratto nero, nero su bianco, nero su carta. E c'è totalmente una riduzione geometrica dello scorcio, dell'inquadratura, della riproduzione del paesaggio urbano e compaiono queste figure, figure che sono isolate, figure che sono sole, figure che sono una traccia della condizione, della desolazione il volto triste, cupo, l'atmosfera che perfettamente incornicia l'espressione cupa e vuota, vedete il vuoto nel volto di questa figura che appare, che appare come traccia, come passaggio eh, istantaneo, ma non è permanente il volto di questa figura, è accennata in questa costruzione proprio con una linearità, essenzialità geometrica, proprio che vuole volutamente l'accenno, non vuole lasciare um, una traccia definitiva, no, vuole testimoniare piuttosto come un'impronta, come un passaggio, il dramma. Dell'uomo contemporaneo. Quest'opera è importantissima. Mario Sironi è un, uno di quegli artisti che a definire artisti e basta saremmo limitati. È un artista che ha generato un fenomeno. Questo è il suo fenomeno, proprio di questa poetica dei paesaggi urbani, un fenomeno che veste la sua personalità. Un fenomeno che veste la sua figura degli anni venti. Guardate oltretutto come questa ripresa mh, faccia proprio trasparire che, poi, l'inchiostro, no? L'inchiostro è evidente che sia un perfetto accompagnatore, un perfetto mezzo di comunicazione per questa poetica. Perché l'inchiostro come il sentimento è liquido, si diluisce, lascia, vedete, delle tracce più nitide di alcuni profili dello scorcio, di alcune finestre, di alcune architetture, dove apparentemente il protagonista è quella figura. Che sembra essere messa in rilievo in primo piano, come protagonista fisico dell'opera, e poi l'architettura nello sfondo. Ma in realtà il vero protagonista non sono la figura umana e l'architettura, loro sono i portavoce del protagonista principale e intimo dell'opera degli anni venti di Mario Sironi, che è il dramma dell'uomo contemporaneo. Il dramma che già nei primi decenni degli anni venti eh, è stato scandito da un secolo che ha avuto cronologicamente, anzi che è stato dettato cronologicamente da eventi disastrosi, da cambiamenti drastici nella società, nell'economia, nel umano e antropologico e anche sociologico, il Novecento è stato questo, uno scandirsi di movimenti, eh, di lacerazioni, di eventi storici che hanno segnato decennio dopo decennio il secolo breve e gli artisti hanno afferrato, come sempre, con lungimiranza, con anticipazione al volo quello che era il sentimento di un secolo. Ecco, quest'opera vuole fare questo. Quest'opera ha il prezzo che merita, ha il valore che merita, che... A, dal punto di vista artistico è inestimabile perché si ritaglia nella produzione più rara, nella produzione più ricercata e difficile da trovare. La voglio far vedere l'ultima volta, poi potete richiederla. Ogni tanto, scusatemi se mi rivolgo allo schermo, ma io, dal monitor di ritorno, osservo l'opera, osservo quello che vedete anche voi, quindi la scheda che viene messa in onda. Ecco, poi è incorniciato perfettamente. Devo dire che eh, per questa volta. Um, c'è il giusto accompagnamento vedete questo ritaglio questa finestra centrale piccole dimensioni per una grande portata di significato per una grande e profonda interpretazione ho voluto iniziare non a caso con quest'opera perché quest'opera introduce perfettamente la scelta della tematica di questa sera questo Mario Sironi degli anni 20, 20x16 cm, inchiostro su carta. L'inchiostro che era attuale negli anni venti per diluire un sentimento, per esternare un sentimento di umanità più che singolare dell'artista, quindi un fenomeno comune al mondo, al sentore, al sentimento del mondo, e che è tuttora molto... Attuale. In cosa lo vedremo dopo? Lo vedremo nell'opera di Paul Jenkins. Lo vedremo assolutamente nei manifesti del colore di Paul Jenkins, che è il colore, è la forma stessa della liquidità, quindi della nostra società contemporanea. L'inchiostro è mh, eternamente contemporaneo per quanto riguarda la drammaticità degli eventi. Quindi. Eh, Tommasina sta cominciando a spedire e a mandare tutte le liste in PDF, potete già scorrere perché vedrete la qualità. Assolutamente chiamate sia al fisso che al 331, siamo con la doppia linea, quindi non fatevi problemi, abbiamo due canali per rispondervi, eh, siamo al centralino, siamo tutti qua. Ma attenzione alle proposte. Attenzione alle proposte, perché alcune opere forse le avete già intraviste o viste in altre trasmissioni. Ma ci sono, ci sono degli inediti, ci sono delle opere di importanza incredibile, con uno sconto altrettanto notevole. Andiamo per favore su quest'opera, partiamo da Venezia, partiamo dagli artisti che hanno reso celebre un periodo importante, importante del nostro panorama. Eh, veneziano, guardo per darvi solo che non sono scritte ma non importa, ehm, è un'opera del 79 perché è datata e dietro c'è anche la titolazione, il bacino di San Marco, quindi Virgilio Guidi anni 70. Perché questo Virgilio Guidi? Perché eh, confermare e inserire in una collezione questo Guidi? Perché eh, negli anni venti, quindi decenni e decenni prima, inizia ad aderire al purismo che era già in realtà in via di elaborazione da altri artisti eh, come Donghi ad esempio. Ma perché questo? Perché questo piccolo, grande dipinto, questo piccolo grande olio su tela esalta e dimostra in una dimensione di 18x23,7 cm quella che è esattamente, anzi quello che è il trinomio fondamentale della pittura di Virgilio Guidi. È questo che interessa a noi l'autentica versione di un artista che si è celebrato per una sua filosofia. Il suo trinomio è luce, forma e colore. Questi sono i tre impianti su cui si erge l'architettura di Virgilio Guidi e questi sono i tre impianti che noi vogliamo trovare nell'opera che acquistiamo di Virgilio Guidi. Perché vogliamo il Virgilio Guidi nella sua versione manifesto, così mi piace definirla. Il rapporto tra luce, colore, che a cosa si rifaceva poi si, faceva, si rifaceva ai grandi del Rinascimento. Perché se noi pensiamo già, già alla classicità che in un certo senso vuole riprendere con questa sua filosofia, cosa ci viene in mente? Ci vengono in mente. Le grandi opere di Giotto e di Beato Angelico, dove la luce cadeva perfettamente dritta sulle cose e nasceva dentro al colore. Quindi la luce distesa e diluita in questo ritaglio, che io ritengo proprio il manifesto di Virgilio Guidi, l'esempio del manifesto della pittura di Virgilio Guidi. Si, si erge in cosa? In questa unione inscindibile tra la luce che determina lo spazio. È la luce che si posa nell'atmosfera. È la luce che dà origine al colore. E quale scenario più suggestivo e perfetto per dar vita a questo tipo di pittura se non lo scenario lagunare, che penso essere eh, proprio... Anzi, la suggestione più forte per poi rendere eh, e, e tramutare in pittura il concetto di questo trinomio. Andiamo a vederlo eh, perché sono opere piccole e vanno indagate nel dettaglio. Non possiamo eh, far osservare da lontano quello che si può percepire solo in una visione ravvicinata. Guardate che meraviglia. Lui stesso poi, questo concetto di luce e spazio, lo, lo presentava, lo descriveva come un vero fenomeno fisico, un fenomeno zenitale che colmava lo spazio, riempiva il colore, quello che ho detto poco fa, no? Il colore è tale perché è investito dalla luce, no? Perché è colore, perché è la luce che dà il tono al colore, l'intensità al colore. Questi tre, luce, forma, colore, sono gli strumenti perfetti e idonei nella sua pittura, perfetti e idonei a esprimere l'essenzialità, quello che serve per fare pittura, gli strumenti basilari per fare pittura, i protagonisti essenziali del saper fare pittura. Questa è arte. È un'arte che ancora ehm, si pone anche oggi osservando il passato, come quella sorta di arte che noi pensiamo elevata, totale, assoluta. Se possiamo sapere se l'opera, la numero 7, sentiamo subito il nostro direttore così... Informiamo sulle nostre richieste e dopo ci spostiamo anche a vederla. E dopo ci spostiamo anche a vederla. Ecco, in questo piccolo ma grande, ma grande Virgilio Guidi, il bacino di San Marco 18x237, c'è tutta quella che in lui viene definita la tensione metafisica tra spazio e luce. È proprio una condizione, un velo esistenziale della sua pittura, riconoscibile a primo impatto in questo tipo di raffigurazione, in queste vedute che non sono più le classiche vedute ehm, che noi siamo abituati, magari perché realizzate semplicemente con un'abbondanza un maggiore nel nostro, nel nostro passato. I veduti, grandi vedutisti veneziani, mi viene in mente anche Marieschi, perché ho una particolare, un particolare legame con questo artista che ritrae Venezia, ma qui c'è una destrutturazione di quella che è l'architettura veneziana, particolare, impossibile da confondere con tutti i suoi scenari lagunari, i suoi canali, i protagonisti di una città unica al mondo. No, qua tutto viene pulito e tutto viene ricondotto al trinomio essenziale di forma, luce e colore. Questo è questo è il ritratto veneziano di Virgilio Guidi, è il perfetto ritratto veneziano di Virgilio Guidi. Meravigliosa, io vorrei anche che veniate il prima possibile a conoscenza dei prezzi, o telefonando il centralino o con qualsiasi richiesta messaggio al 331 perché abbiamo il numero WhatsApp. E a proposito, a proposito, oltretutto, di eh, paesaggi, scorci veneziani, eh, di opere di artisti che hanno contribuito a rendere il periodo d'oro, aurea veneziana, possiamo andare su questa facciata per favore di cattedrale? Eh sì, perché ehm, qui c'è un processo molto interessante. Oltre al fatto che indagando da vicino l'opera ci rendiamo conto immediatamente della firma e della scelta artistica anche dal punto di vista di tecnica del, de, che è stata fatta. Vediamo intanto uno spessore notevole. Proprio l'opera è contaminata di colore, è contaminata di materia e non solo e non solo di materia. Perché all'interno trovate proprio degli inserti dei collage che contribuiscono a determinare. Che sembra ad hoc come termine, l'architettura di questa meravigliosa chiesa, realizzata nel 66 da Carlo Olesch. Attenzione, artista molto, molto importante. Conosciuto sicuramente per le facciate eh, barocche, no? Delle, delle chiese, delle cattedrali. Veneziane, che si ergono splendidamente in laguna. Ed è un tema che, infatti, lui tratta già dalla seconda metà degli anni 40. Ma, ma è il modo in cui lui affronta questa tematica che lo rende diverso, che lo rende ricco di una personalità propria. Cos'è? È la visionarietà con cui lui altera la classica geometria e architettura pesante a cui noi saremmo abituati a pensare, alle cattedrali rappresentate e ritratte da altri artisti anche a lui contemporanei. E no, lui ha in, con, una totale, con un totale approccio controcorrente abolisce proprio la, la staticità delle antiche architetture veneziane e prende vita proprio in cosa? prende vita, come avete visto nel dettaglio, con il protagonista del colore, con un ritratto che è ritmo cromatico, cioè una matrice cromatica evidente sia in termini di spessore, ma sia in termini di questa visionalità quasi fantasmagorica de, 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 nel pensare a una facciata di una chiesa veneziana, discostarsi da quello che si è abituati e imporsi proprio Unicamente 30 per 20 le misure, le vedete. Nel 66 oltretutto, del 66, che è l'anno in cui ha esposto al traghetto di Venezia, quindi è anche un anno ehm, che marca un'esposizione importante dell'artista. Ed è l'anno successivo ad una sua personale che è stata nel 65, se non mi sbaglio, a Milano, che è stata curata da Toni Toniato. È un artista celebrato da grandi critici del nostro panorama e scenario geografico locale, qua parlo locale perché noi siamo qua in, a due passi, come si suol dire, dalla regina delle città di mare. Guardate che danza di colore, ma... La cosa che a me affascina poi personalmente perché ognuno si crea la propria interpretazione personale è che riesce a dare a quella che è conosciuta come una tradizione nel ritrarre questa città negli scorci architettonici e non solo i lagunari perché vedete la differenza, la differenza tra l'approccio di questo artista e l'approccio di Guidi, cioè totale perché lì il colore, facciamoli vedere, perché è bello il confronto, è bella la diversità di due artisti ricchissimi nella loro interpretazione. Qui il colore è originato grazie alla luce, ad una cromia diluita, a dei colori che sono la firma di Guidi. Qua il colore dà un tratto quasi surreale all'opera, cioè proprio una narrativa, una poetica completamente differente. Fammi una ripresa vicina di entrambi. Incredibile. Deforma proprio eh, quelli che erano i canonici elementi di queste architetture. E, e sembrano quasi, ecco qua, c'è la metafisica della luce e delle atmosfere. Di Guidi. Qua invece si passa a quella che sembra proprio quasi un'interpretazione ironica e fantastica di questa facciata, di questa chiesa. Li trovo entrambi incredibili, entrambi forti per la propria diversità nel voler comunicare okay. una traccia della stessa città, ma guardate con che elementi differenti. Li rivediamo nel dettaglio, li rivediamo un attimo velocemente e poi ci spostiamo anche nell'Anselmo Bucci che è un 14,5x18 del 29. Quindi preparatevi già, preparatevi già perché io penso che già con queste prime tre opere presentate, con questa introduzione, con questo primo racconto dettagliato si sia compresa la filosofia di oggi quanto possa essere concentrato il valore di un artista senza per forza dover essere collezionato in opere di e dalle dimensioni esasperate. Bisogna anche scardinare le visioni imposte. Meravigliose entrambe. Spostiamoci su questo. Guardate anche qua. Del 1929, prima parleva, parlavamo proprio, guardate la firma e fai vedere bene anche la firma nel dettaglio, 1929, Anselmo Bucci, spettacolo, anche qua un'espressione materica in questo ritratto, in, questa, in questo aver immortalato a Parigi, chiaramente. Come è riportato e facciamolo vedere qui gentilmente Max, perché oggi bisogna proprio entrare entrare nell'opera il 29. Quindi perfettamente a cavallo come abbiamo prima annunciato, parlato eh, inere cioè, inerente all'opera di Sironi, di quel periodo decisamente emblematico, di quel decennio decisamente emblematico per l'arte nostra italiana. Perché è un'arte che iniziava ad andare oltre gli anni ruggenti, i cosiddetti anni ruggenti. E si cercava un po' da un lato di testimoniare, da un lato di mm, lavarsi di quel lato ombroso di un'epoca che ha visto grandissimi cambiamenti, turbamenti, l'inquietudine. Eh, guardate questo paesaggio, questo ritratto accennato con, queste, con questa scelta cromatica poi essenziale, perché sono poche le cromie coinvolte. E questo tratto nel determinare eh, e nel quasi accennare, senza eh, scendere nel, nel voler creare una testimonianza, nel voler riportare troppo dettagliatamente un momento, ma nel volerlo immortalare. Meraviglioso anche questo. Si parla di, di un artista che in quel periodo è accanto a Casorati, a Carrà, Severini, Sironi, De Pero, eh, Prampolini. È stato, questi sono stati gli artisti che hanno orchestrato maggiormente il decennio, forse uno dei decenni più emblematici dell'arte nazionale. Guardate che meraviglia. 14,5 per 18, i prezzi mi raccomando chiedete sempre la lista, insistete nel farvela mandare al centralino e prima di presentare, prima di presentare ehm, il celada degli anni 20, visto che siamo in tema anni 20, vi do, vi do una possibilità. Che è quella di anticiparmi, che è una grande possibilità su un'opera grande, importante come quella di Ugo Cerada degli anni venti del vaso di fiori, che è un olio su tavola un 44x36, e ci spostiamo Max in quest'opera di Paul Jenkins. Eccoci qua. Andiamo a presentare un'opera del 62 che fa parte di una serie anche importante, che è la serie Fenomena di eh, Paul Jenkins, che è realizzata chiaramente con acquerello su carta. E parlavamo prima di un concetto fondamentale. Allora, intanto scusa se mi intrometto un attimo, Max, ma è un preambolo fondamentale quello che devo fare. Allora, eh, parliamo di ehm, quello che possiamo come antitesi, grandissimo, ehm, opporre al concreto. Perché effettivamente quello che accade al mondo e che poi si aggancia, si protrae fino anche ai giorni nostri, chiaramente con un cambiamento poi di dimensioni, ma quello che accade alla pittura nel secondo dopoguerra, nei decenni del secondo dopoguerra, è un po' un ritrovare eh, quello, e testimoniare quello che era un mondo ormai abbandonato ad una liquidità sempre più prepotente, sempre più evidente, una liquidità che eh, fondamentalmente nasce in termini sociologici, una società liquida, ma l'aspetto ancora più ehm, terrorizzante, cioè l'aspetto che fa più paura di questo concetto di liquidità è che si è proprio diluito, nel vero senso del termine, in ogni realtà contemporanea con cui noi facciamo i conti, perché oggi è tutto liquido, i dati tutte le connessioni, le relazioni, questo forse è l'aspetto più preoccupante e è veramente pericoloso della liquidità. E poi Jenkins cosa fa? Traduce perfettamente, perfettamente, questo concetto attualissimo, universale, contemporaneo in questa serie di opere. Anche questa è incorniciata già divinamente, devo dire, e adesso entriamo proprio in questa traccia di colore. In questa traccia di colore diluito io voglio dare già le misure perfette che sono un 24x19 che è appunto un acquerello su carta. Quale miglior approccio, quale miglior approccio per testimoniare quella che è l'antitesi del concreto se non la sublimazione del colore? Il colore che per natura è liquido, app applicato come acquerello, che viene applicato lasciando che questo si abbandoni no? a questa sorta di traccia centrale, vedete, proprio irregolare perché si diluisce in maniera liquida. E questo del 62 precisamente è uno, è una delle proposte. Più di nicchia, più ricercate che troverete nella lista di questa sera. Ve lo voglio già mostrare proprio per l'attualità del concetto di liquidità, che prima abbiamo collegato al, all'inchiostro di Sironi, completamente attuale già negli anni 20, ok? E qui siamo negli anni 60. Eh, lui cosa vuole fare? Vuole dimostrare nella liquidità, in questa antitesi del concreto, il niente nel tutto, perché lui del colore e del colore diluito fa il suo tutto in questa serie importantissima con cui si misura. È proprio in questa fase ehm, più importante della sua ricerca, così lo possiamo dire assolutamente, la sua ricerca che si trasforma proprio in una sintesi cromatica che lo porta eh, a misurarsi con la superficie liquida che è la sublimazione stessa dell'opera, perché la stiamo proprio osservando dettagliatamente. Ecco, scusate, ma guardavo anche il monitor. È proprio la sublimazione stessa dell'opera, l'abbandono di questo colore diluito. Guardate questa traccia centrale. Importantissima quest'opera. Importantissima quest'opera di questo artista che inizia ad esprimersi con eh, il tono dell'espressionismo astratto americano e proprio tra, tratta questo tema, ecco questo vorrei mh, che venisse compreso di Paul Jenkins come sua ehm, forte comunicazione, che lui tratta tra, proprio uno dei temi più importanti del XX secolo, che in realtà è... Mm, un tema sottocutaneo che attraversa il Novecento e che lui traduce perfettamente in questa pittura, con questo cenno di liquidità che attraversa tutto il percorso sottocutaneo, fondamentalmente del Novecento. E poi si esaspera e riaffiora in dei periodi storici particolari, chiaramente quando si è ridosso. E quando si è nei, nel, nei periodi post bellici questo riaffiora maggiormente quando si cerca di riscrivere un codice che non è solo figurativo o tecnico ma è anche etico e morale nella pittura. E lui cerca un po' di unire quello che forse era eh, la divisione totale del, del mondo, in questa tensione tra diciamo, l'ambiente americano, dove forse tra Pollock, Kooning, poi c'è Rochko e Newman, diciamo che mh, erano un po' testimoni del contemplativo. Invece in Europa, anche per una questione eh, di distruzione fisica e geografica, si parlava più di, già di concretezza anche. Nella pittura pensiamo a Burri e lui invece cerca di unire queste due visioni, questi due opposti in una dinamica unica che unisse il volume, il colore, l'azione, il pensiero, tutto. Questo è il colore come tutto, è l'opera di Jenkins. La forma come colore e come tutto. Questa è importante, mi raccomando. Questa è importante, ve l'ho già mostrato in anticipo. Per questo motivo e adesso è arrivato il momento, ma approfondiremo, ve la sto accennando momentaneamente per darvi la possibilità, come vi ho detto, di intervenire prima. Ci spostiamo nel Celada degli anni 20. Torniamo nell'importantissima selezione degli anni 20 che è stata fatta oggi. E torniamo in quest'altro ambiente del nostro set, nel frattempo mi sembra, anzi mi riferiscono dal centralino, che ci sono già delle anticipazioni per delle conferme, quindi devo un attimo ehm, confermare due opere che sono state già, e uno se non erro è il Costa Longa, quindi mi sposto un attimo e vado a staccarlo già da, ecco qui, Esatto, è l'oggetto cronocinetico, giusto, mi dicono dal centralino, sì, l'oggetto cronocinetico. Quindi lo stacco già dalle nostre. Lo faccio subito vedere perché giustamente io pubblicamente, eh, con gli sconti che ci sono, eh, c'è chi anche interviene su quello che non sto magari momentaneamente analizzando e eh, io lo dico pubblicamente. Questo confermato lo stacchiamo e torniamo nel luogo celada mai presentato, inedito, importante, il periodo, non sottovalutate il periodo di alcuni artisti. Questo te lo passo Tommasina, così lo puoi già mettere da parte per la richiesta a te e indaghiamo un attimo in silenzio la superficie, vai Max, di quest'opera. Eh sì, non sottovalutate il periodo di alcuni artisti. Allora, intanto da cosa partiamo? Un soggetto che eh, è caro a, a molti secoli, a molti artisti, i vasi di fiori, questa sorta di, eh, dico sorta perché eh, non è un ritratto di una natura morta immobile definito con un profilo ehm, ed un ehm, diciamo, impianto tecnico che ci aspetteremo rispetto alle opere che abbiamo visto anche nelle nostre scorse trasmissioni, anche dei miei colleghi con Michele De Palo, con Willy Montini. È proprio una visione diversa quella che ci appare in questo momento. Ugo Celada è uno degli artisti eh, del Novecento che possiamo tranquillamente eh, accostare, anzi, sì, accostare, mettere proprio nello stesso piano dei giganti. Perché non so se vi ricordate anche, mh, oltre a questa, che proprio questa si sì, ritaglia la sua rarità, la sua identità che è unica. Quest'opera non può essere paragonata alle opere che sono state confermate e viste, o mandate in visione negli scor nelle scorse settimane e nei scorsi giorni. Questo si ritaglia un mondo, una logica, un'impronta esclusivamente sua. Andiamo a vederla per capire la differenza tra le opere scorse che erano quelle che si avvicinavano a quell'iperrealismo, a quel realismo magico che andava oltre la realtà, che astraeva dalla realtà, ma per la sua capacità, per la sua grandezza, per queste figure che lui ritrae con un'espressività e con un ritaglio, una testimonianza di realtà che va oltre la realtà stessa, che è proprio surreale, perché è la sua arte ad essere surreale. Questo è un artista surreale proprio in termini di grandezza, di grandezza. Perché ci si aspetta il normale da alcuni artisti e ci si aspetta l'oltre da artisti che ci hanno abituati all'oltre. E quindi un artista che ci ha abituato all'oltre, come... Ugo Celada, nella sua capacità, nella sua tecnica, nel saper ritrarre e immortalare, come in questo caso, uno scenario di una natura morta, di un, una quotidiana visione, riuscendo a creare un'atmosfera, perché si parla di atmosfera in questo caso. Noi non andiamo ad analizzare l'opera, il fiore, il vaso, l'ombra, come dettaglio di impostazione, ma l'andiamo a vedere in una totalità che è la sua atmosfera. Questa ci arriva addosso, la sensazione di quell'atmosfera, perché lui riesce a creare questi scenari immobili, incantati, e oserei dire che più che realismo magico, lui proprio riesce a sospendere, ciò che ritrae, ciò che immortala in un'atmosfera magica, anche quando la tecnica non rispecchia quel surrealismo e quel realismo magico che ci aspetteremo, come nelle opere delle scorse settimane, degli, degli scorsi giorni, del saper indagare con una capacità di tradurre la realtà oltre la realtà, perché quello è il realismo magico, unire degli elementi magici ad una realtà che lo diventa, e invece noi qua troviamo l'atmosfera rarefatta, il colore, il colore, guardate l'approccio delicato del colore, non è come nelle altre un riempimento perfetto, una stesura anche cromatica perfetta, iperrealista. Qua si vede la pelle del quadro. Qua si vede la pelle della tavola, qua si vede la matrice anche del supporto stesso. Nelle altre opere quella percezione era lievemente offuscata da quella perfezione nel ritrarre i soggetti o gli scorci di un paesaggio. Era quello che arrivava prima a noi come interpretazione. Era lì che andavamo ad indagare, nei profili perfetti di una realtà che viene posta oltre la realtà. Qua no. Qua non ci soffermiamo su questo. Qua ci soffermiamo sull'atmosfera. Anzi, ci domandiamo, questo è un Ugo celada da Virgilio? Introvabile. Che si discosta, che non si incasella in quel profilo, in quella narrativa spettacolare che è la sua narrativa dell'iperrealismo. Eh sì, chiedono già il prezzo, ma questo, questo, e quanti ci seguono lo sanno? Quanti ci seguono lo sanno? Questo rispetto a e non è un paragone per discriminare una narrazione di Ugo Celada o l'altra, non è un paragone discriminatorio dell'uno rispetto all'altra, no, ma è per farvi capire e per creare il giusto profilo di unicità di quest'opera degli anni Venti, perché questo è davvero introvabile, questa è la prima volta che lo presentiamo, un inedito, ed è spesso, è eh, proprio nella produzione, Um, inaspettata di un artista che si trova il valore massimo di una sua opera, il sapore in, di una sua opera, di una ricerca che va oltre la, quello che ci si aspetta. Ritorniamo per favore, perché qua bisogna proprio toccare questa, questa pelle, questa atmosfera, bisogna entrare in questa atmosfera, perché io ce l'ho fisicamente accanto e riesco a tradurre immediatamente l'effetto. A voi ha richiesto uno sforzo in più. Mamma mia! E va. E Cos'è? Cos'è poi? Perché no? Il soggetto, il vaso di fiori, chi è che non ha ritratto una natura morta? È importante come tematica la, la trattata Caravaggio, Renoir, Van Gogh, Manet, Monet, per citarne i più antichi e i più lontani a lui e quelli più mm, vicini in termini di decenni di tempo storico. E poi chiaramente è la chiave con cui un artista interpreta quella tematica, che lo distingue, che lo pone in un altro livello. È quasi offuscata. C'è questa applicazione del colore, che più che altro è una narrazione omogenea. È una narrazione omogenea. Non è un voler invitarci alla contemplazione del dettaglio, è un voler coinvolgerci nell'atmosfera. Non è una natura morta dettagliata, non è la natura morta che ci, ci aspettiamo di Ugo Celada da Virgilio. Questa è la versione rara di Ugo Celada da Virgilio, per quanto già le altre opere siano sublimi, siano di una grandezza, di una capacità, perché questo è un artista che, come già elaborava... Massimo Bontempelli, per artisti come Donghi, Casorati, Cagnaccio di San Pietro, glielo tiene tutto il livello, glielo tiene tutto il livello di quegli altri tre giganti che hanno segnato il realismo magico e il ritrarre la realtà che va oltre la realtà, ma questo è degli anni venti. E anche, come ho detto prima, a volte. La collocazione temporale, il decennio fa la differenza nel valore di un'opera. Questa non la dovete perdere. Con la condizione di oggi, col prezzo di oggi, questa non la dovete perdere. Questo è un, è un artista, sapete cosa? Questo è un artista che per come siamo abituati noi nel contesto contemporaneo a forme d'arte che ormai dagli anni 50 hanno davvero preso vita in forme varie, eterogenee, dalla performance al fatto di interagire, all'arte materica, si è creata una sorta di grammatica contemporanea nell'arte dagli anni 50 in maniera evidente in poi, che quasi si è fatto l'abitudine, a non stupirsi ormai. E quindi di conseguenza ad aver dimenticato un po' quella che era la concezione di arte nel figurativo, nel passato, l'arte universalmente intesa. Perché dal mio punto di vista è vero che l'arte contemporanea ci invita per il suo potere concettuale alla conoscenza e all'approfondimento. Però è anche vero che l'arte dei grandi del passato ne ho citati di giganti del passato finora. Caravaggio, ma anche inerenti a Lugo Celada, Casorati, Donghi, ecco, personaggi di questa rilevanza. Ecco. Loro ci hanno in realtà trasmesso quella che era la ormai quasi vecchia abitudine di intendere l'arte. Sì, sì, è un acquerello quello di Jenkins. Assolutamente è un acquerello. L'ho sottolineato proprio... Come con l'aggancio all'inchiostro, perché si diluiscono, ci torniamo: è un'opera grandiosa. Ci stavamo dimenticando, e ci stiamo un po' dimenticando, di quello che è il tratto universale dell'arte, di quello che è il potere universale dell'arte, del saper fare, del saper ritrarre, del saper interagire, del saper dare un tono alla propria personalità come artisti e inscenare la realtà con una capacità concreta. Confermato il Bucci, ok, allora lo stacchiamo subito. Ce l'ho qua. Lo... Ma, state, ma state facendo le scelte giuste, un attimo. Che voglio darvi solo il Bucci, non voglio. A meno che non vogliate la, la, la sticella, ma ecco qua. Spettacolare, del 29, guardate il retro. Aspetta che copro, tanto sono tutti i prezzi scontati, quindi... Guardate che capolavoro. Anche dietro. Confermato, lo stacchiamo subito. Ecco. Tornami su quest'ugo, celada, non se lo perdano. Non se lo perdano. Ritorniamo, per favore, ad apprezzare quella che. Stavo descrivendo, mi scusate un attimo l'interruzione, ma giustamente viene prima di tutto la vostra richiesta. Quando io dico arte universalmente comprensibile, intendo una pittura che con l'architettura, i protagonisti dell'architettura fondamentale, che ce li ha insegnati poco fa, la, la, il ritratto del bacino di San Marco di Virgilio Guidi, la luce, il colore e la forma. Questa, questo trinomio dà vita a quella che è la pittura. Chi sa orchestrare questo trinomio in maniera sublime ed elevata è un artista. Tutto il resto è stato inventato dopo. Ma se dobbiamo tirare le somme di, da cosa è sorretta la pittura, la vera pittura. La pittura dei giganti, dei titani del nostro passato, dell'arte, bastano quelle tre cifre per determinare quanto può essere grande un artista. E il coinvolgimento universale è dato dal fatto che di fronte a un caravaggio, di fronte alla creazione della luce sulla tela, anche la persona più estranea al mondo dell'arte comprende l'oggettività della bellezza. E per quanto se ne dica, la bellezza è oggettiva. Poi subentra il gusto, ma ci sono dei termini, dei canoni di bellezza che sono oggettivi, che lo vogliamo ammettere o meno. Con quelle tre cifre noi capiamo la grandezza di un artista. Non serve aggiungere, non serve andare a ehm, articolare tanti strumenti per comprendere quanto sia grande un artista. Guardate questa atmosfera. Guardate la luce, il colore, cosa crea. E diciamo negli anni venti, anni venti, che non è un artista che si accosta ai più grandi del Novecento, alla fine è la, è la bellezza, come si dice, che ci salverà ed è la bellezza che sarà conservata anche nel vero valore dell'arte. Qui c'è il valore artistico, oltre ad un valore di mercato. Ma diciamo che il valore artistico sovrasta pure il valore di mercato ed è spesso quello che accade quando si è di fronte ai grandi artisti. Se mi chiedete, Anna, eh, proponimi un artista di valore, di... ci vado subito, di valore di mercato. Ci vado subito, non c'è problema. Ma qui io vi sto presentando la grande arte, che è un'altra cosa che è un altro programma, che è un altro approccio anche nel collezionismo. Ecco che salutiamo. Opera di Cristo che poi andremo anche a presentare perché abbiamo nel set un'opera di Cristo, un'opera importante nel percorso... Di Cristo, che celebra tra l'altro, i 50 anni dal compleanno con Jean Claude, la moglie che erano nati lo stesso giorno, pensate tutti e due il 13 giugno del 1935, incredibile. Non perdete questo ugo celada degli anni venti, perché non ce ne sono altri? Perché l'avete visto nei giorni scorsi, nel percorso di proposte di questo grande e vero artista. Non un artista inventato, non un artista celebrato, non un artista spocchioso nel contorno commerciale, nel contorno di mercato, un artista vero. Allora, l'opera di oggi va in conferma alla signora Anna Maria. Alla signora Anna Maria. Eccola qua, meraviglioso. Meraviglioso ritratto di una facciata di una chiesa con tutta la sua identità, con tutto il potere e lo spessore del colore. Confermata e torniamo un attimo su questo celada perché... Io ve l'ho fatto vedere. Sono tutte archiviate. Questo è, già, questo è già un pacchetto perfetto che vi viene dato in mano. È un pacchetto perfetto che vi viene dato in mano. Ma l'importanza, perché il contorno è già curato dal nostro direttore Stefano, ha già tutto, lo sapete, poi lui è pignolo, è perfetto nel consegnarvi l'opera, eh, la documentazione, tutto quanto. Quelle poi vengono dopo come questioni che tanto lui risolve sempre. Ma concentratevi sul fatto che non è il solito celada. Questa atmosfera rarefatta non è il solito celada da Virgilio. Qua c'è quello per cui si definisce un artista, un grande artista. Quindi l'impianto la storia l'impianto, la storia la capacità e la forza espressiva che sono le caratteristiche che durano nel tempo. Questo è l'impianto di un'opera di un grande artista. E io lo dirò fino alla fine di questa diretta, perché queste sono le opere che hanno un impianto di forza, di solidità. Queste sono le caratteristiche, signori, che durano nel tempo. Non quelle che vi racconta un mercato... Ecco, se potessi fare un paragone metaforico... Gli artisti veri rappresentano le fondamenta. Alcuni artisti rappresentano un po' quelle impalcature di quando si va a ristrutturare un sistema, in questo caso metaforicamente una casa, che prima o poi vengono levate, no? Perché la casa è finita e resta la casa. Ecco, queste sono le fondamenta, non sono le impalcature. E chi vuole intendere intenda, ma chi ci segue intende benissimo cosa voglio dire. Attenzione a quest'opera. Torniamo poi, per favore, anche a quest'opera che è importante e di nuovo il Paul Jenkins di prima, che se non era chiaro, avevo detto che chiaramente è un acquerello, eh, proprio parlavamo di concetto di liquidità, di come era diluito. Facciamo un attimo uno scorcio, un ritratto, una panoramica, una carrellata su questo scenario, su questa esposizione dedicata al contesto internazionale, ma selezionato. Se voi vedete non abbiamo cercato di porre una cornice e di alimentare con esasperazione anche la proposta. No, sono cinque opere, me le fai rivedere, il Jenkins, il Giricolar, il Christo e poi... E poi, grande esponente del movimento Gutai, che adesso è anche richiestissimo e su cui i riflettori sono super puntati. Andiamo a, ecco il Jenkins, Giricolar. Vi ricordo che la scorsa settimana un'opera di Giricolar è stata battuta a 25 mila dollari. Io faccio anche qualche cenno chiaramente concreto a dei riferimenti. Che spettacolo. Questa è l'opera di Cristo, chiaramente la riconoscete eh, immediatamente, la serie dei Rapid New York Times dell'85, come ho detto prima, no, celebrava i 50 anni dalla nascita di entrambi, di, di Cristo e della moglie Jean-Claude. E poi quest'opera... Raffinata di nicchia per intenditori. Parliamo eh, anche qua, intanto 68, quindi movimento gutai ancora in piena vita perché il tramonto lo si vede nel 72. Smalto e inchiostro su carta. Smalto e inchiostro, che sono, eh, se vogliamo così definirle, due materie tipicamente orientali, ovvero utilizzate da grandi artisti. Provengono da quella realtà, e attenzione, eccoci di cosa parliamo, intanto, le misure sono di 20x18 e come ho detto siamo nel 68. Perché Shimamoto nota quest'artista e lo chiama immediatamente a prender parte nell'anno successivo alla fondazione alla nascita del movimento Gutai che è stato nel 54, perché nel 55? Ah perché c'è un riflesso? Ah. Scusate qua non posso intervenire visivamente, vorrei parlarvi guardandomi negli occhi ma mi dicono che è un problema, è un problema di riflessi del, del vetro. Perché eh, Shimamoto coinvolge subito dal 55% artista per l'uso, per la sua innata, naturale quindi e spigliata filosofia del colore, il suo approccio selvaggio anzi nell'utilizzo del colore, che già lo percepiamo in questa visione ravvicinata, lo si vede subito. Che è realizzata poi e ci si chiede come viene realizzata, perché noi leggiamo smalto, inchiostro. Ma il movimento Gutai, ok, um, si um, viene conosciuto anche un po', anzi sicuramente con un ritardo rispetto a quelli che sono i movimenti eh, accolti e nati nella culla europea ed americana, quindi del mondo occidentale, questo movimento invece. L'impianto orientale, quindi spirituale anche, viene conosciuto e gli viene data un'importanza più tardi rispetto agli altri. E questo uso sporco del colore, selvaggio, che è ciò che, appunto, Shimamoto gli fa dire: questo artista è un grande, lo voglio coinvolgere immediatamente. Un inchiostro che poi devo dire. L'inchiostro orientale è molto simile alla china. È proprio il mezzo che viene scelto per testimoniare, diciamo, quello che è la parte orientale, la realtà orientale di quello che in America nell'altra parte del mondo, sotto tutti i punti di vista morale, etico, geografico, era considerata l'action painting, perché questo stava nascendo nella invece nell'altra parte del mondo, nella parentesi occidentale in America. E di fatti Quest'opera del 68, se non erro, dopo ricontrollo, ce l'ho qua, sì, non vorrei sbagliarmi, è proprio la traduzione di quello che stava accadendo in termini di action painting. Ma come? Perché l'artista e tutti gli artisti in generale del movimento Gutai, erano anche conosciuti perché realizzavano delle performance all'aperto, perché coinvolgevano diversi strumenti, perché dopo creavano anche delle manifestazioni come gli happening e tutto quello che è successo poi anche in scala occidentale e in scala universale nel mondo. Ma questo artista utilizzava dei, delle proprie caratteristiche eh, indumenti della sua... Tradizione, tra cui i tipici sandali in legno, quelli giapponesi, eh, l'ombrellino che utilizzano loro per eh, coprirsi dal sole e proprio con questi strumenti lui dà un impatto diretto, un impatto mh, rude nell'applicazione del colore selvaggio, mi piace questo termine, di come l'ha definito proprio Shimamoto. No? E queste linee, appunto, che sono sia curve, ma sempre parallele, perché se noi andiamo vicino, vieni Max, notiamo che sì, l'applicazione è curva, ma poi c'è un rigore e un parallelismo in realtà che si ripete in maniera molto ravvicinata. Perché? Perché si ripete così? Perché proprio utilizzando il Soroban, che è un tipico... Um, pallottoliere giapponese, no? Sì, così, un pallottoliere giapponese, viene mm, utilizzato, interviene, ok, proprio per, assieme all'inchiostro, determinare questa sua trama. Guardate che meraviglia. Eccolo qua. Non sottovalutate gli artisti del movimento Kutai, non sottovalutate quest'area di ricerca. Artistica con sconti come questa sera, con sconti come questa sera. Ci sono le chiamate in lista, vi dico questo, che in questo momento stiamo anche facendo fatica a rispondere, quindi scusate se ci mettiamo più del dovuto, ma ci sono tre centralini che suonano. Dovete interagire velocemente, io odio la fretta nella vita, odio proprio tutto quello che mette pressione nel momento di interpretazione, nel momento di accogliere, però... però però certe opere non concedono, non io, ma certe opere non concedono il tempo da perdere. Questa è una di quelle opere di cui l'artista proprio si avvale dei suoi strumenti. Il celada. Richiesta per il ma certo, e andiamo anche a rivederla. se. Ma poi è l'unica degli anni 20 Tomasina che abbiamo avuto lo faccia presente. Grazie mille, grazie mille, e grazie a voi di seguirci perché anzi, a me fa più che piacere sentire le vostre richieste e orientarmi su queste. Tra poco ci torniamo su Celada eh, di nuovo perché qua. E quest'opera, eh, 20x18 del 68, prezzo chiaramente a centralino, attenzione a quest'unione, a questa dialettica che è tipica, che diciamo eh, mentre l'Europa e l'America riscrivevano l'arte in termini più concreti, o comunque con protagonisti che noi conosciamo di quel periodo, riaffiora invece questa poetica di spirito. In equa Max, di spirito e materia. Non poteva chiaramente mancare la cifra spirituale in un'arte che affonda le proprie radici nel mondo per eccellenza spirituale. Ma, ma attenzione, perché se spesso nel contesto occidentale è la materia a prendere il sopravvento sul concetto, sull'intimità dell'opera, sul eh, contenuto profondo e morale. Qui c'è un andamento di rispetto tra lo spirito e la materia. Lo spirito non vuole anteporsi okay, come lettura dell'opera alla materia, non vuole soffocare, non vuole sormontare, ma entrambi viaggiano nello stesso binario. Questo è importante, perché anzi è proprio questa l'educazione spirituale dell'arte del movimento Gutai, dove materia e spirito si fondono. Nella stessa realtà, nella stessa posizione. Unica opera, unica opera disponibile per quanto riguarda il movimento gutai. Attenzione. Poi andiamo sul Cristo, per favore, visto che siamo nel contesto internazionale, mentre Tommasina accoglie le vostre richieste. Eccolo qua. Eh, L'artista da poco, che si è spento da poco, ma che in realtà, come lui stesso diceva, assieme alla moglie, le nostre opere vivranno nell'eternità, perché attraverso la LendArt loro ci hanno dimostrato come le opere, su grande scala, diciamo che la, la loro è stata sicuramente un'applicazione ambientale enorme, gigante, cioè se noi pensiamo a Cristo e a Jean-Claude, la prima cosa che ci viene in mente sono gli interventi monumentali che loro hanno fatto per riprogettare non solo attenzione a livello urbanistico o estetico, per creare un'interazione e una sospensione e una contemplazione tra il popolo, la gente che vive il luogo e queste, eh, questi ponti eh, ricoperti, questi ehm, alberi incelofanati, questi oggetti che, con questo spago, come appunto vediamo in, in questa realizzazione, in quest'opera, vengono eh, racchiusi, vengono incelofanati, vengono eh, chiusi dentro questo mondo plastificato. Ma in realtà l'opera è sempre, sempre, sempre da intendersi non tanto con un grido di protesta, ma con un coinvolgimento totale. Lui lavora sul termine di processo. Per lui l'opera è un processo, non è una realizzazione fino a se stessa, ma è dar voce a tutte le realtà, a tutti i partecipanti al processo. Questo è il vero... Eh, livello superiore di Cristo, perché oltre al fatto che per realizzare le installazioni monumentali che lui ha sempre creato eh, anche nel nostro territorio nazionale, pensiamo a The Floating Piers che c'è stata sul lago Di Seo, giusto per citarne una delle recenti, ma eh, è sempre andato incontro a cosa? A problemi per farsi sdoganare i permessi. Problemi burocratici, problemi di contatti, problemi politici, problemi sociali. Quindi è tutto questo il processo che prende vita, che anima l'opera di Cristo, è questo il fascino di Cristo, la forza di chi vuole lottare un po' per tutti. Non è un'arte unilaterale che vuole creare, diciamo, delle impalcature monumentali e dimostrarci cos'è la land art come corrente. Più che altro è un fenomeno che vuole coinvolgere attraverso la land art, ok, come cenno, quello che è, quello che secondo l'artista, gli artisti, dovrebbe essere il democratico senso dell'arte, il democratico significato, la democratica semantica dell'opera. Questa, andiamo a vederla nel dettaglio dopo questa piccola introduzione. Ve l'ho detto prima, ma ve lo ripeto, è un'opera, e andiamo a vedere subito assieme la scheda, dell'85. Inconfondibile l'impacchettamento, ma di cosa? Dell'edizione del New York Times che appunto è datata, che appunto celebra, pubblicata poi nel catalogo ragionato Shellman, vi dico anche la pagina, la 151, il catalogo che celebra... La pubblicazione narrativa dell'artista. richiestissimo non serve neanche che ve lo dica, penso che tutti adesso i più diciamo intimi al mondo dell'arte, quelli più inseriti nel mondo dell'arte, si siano accorti della considerazione di spessore che sta avendo questo artista di Cristo. È come si suol dire, il momento. Il momento. E se noi no, lo, lo conosciamo, perché noi vediamo sempre degli oggetti, vediamo sempre quella che è una fisicità. Cosa vediamo nelle sue opere? Vediamo un soggetto, vediamo oggetti che sono soggetti in realtà, anche quando li coinvolge a livello ambientale. I ponti, i suoi famosi bridges, poi ehm, adesso c'era in programma, mi pare, proprio l'impacchettamento dell'Arco di Trionfo, che penso fosse stato progettato appena prima del periodo del Covid, ma nel 2022 forse andrà in porto la, la creazione. Ma eh, vediamo oggetti, quindi cosa pensiamo alla concretezza, alla fisicità, a un supporto, a una realtà concreta? Invece, quello che lui stesso sottolinea è che la vera importanza della sua opera è cogliere il tempo, non è tanto il soggetto come costruzione come parte fisica di una creazione. Questa è importante, è importante perché? perché coincide con un avvenimento importante che celebra no? i 50 anni della coppia, che per la sorte poi si sono incontrati in un modo particolare, lui scappava dal regime comunista, lei aveva studiato... Ehm, nel, in Marocco, era salita in Francia e si sono incontrati e il destino ha voluto, l'ironia della sorte, che entrambi fossero nati il 13 giugno del 1935, ma pensate un po'. Celebrativa dell'artista, questi impacchettamenti con questi spaghi, c'è la fisicità, ma in realtà c'è quello che lui vuole dire. Cioè, che il suo vero soggetto, la sua vera opera è il tempo, per questo le sue opere continueranno a esistere dopo la morte. Perché quella è stata la chiave geniale di lettura che hanno dato a tutto il loro percorso espositivo, formativo e di testimonianza artistica. Mi raccomando anche il Paul Jenkins, che vedo tante richieste, che sento tante richieste. Quindi. Dopo il Cristò che vi do le misure 16 x 39 x 4, perché mi è sparito il monitor di ritorno Max? Ah, ok, dopo Marcello se gentilmente me lo rimetti in onda perché io vado bene perché purtroppo quando mi eh, chiaramente estrani un attimo dalla ripresa per farvi vedere l'opera ho tutto quello che viene messo in onda nel mio monitor. E poi, e poi, il concetto di liquidità che oggi mi piace un sacco, perché è attuale, era attuale per chi lo sapeva interpretare come Sironi negli anni venti, è attuale per questo Paul Jenkins, su cui torniamo un attimo, e poi è attuale per Plessi, con la sua cifra stilistica. Altro grande artista. Eccolo qua il Paul Jenkins, lo faccio rivedere perché seguo le richieste, quindi eh, Stefano, il nostro direttore, che so che mi sta seguendo. Non voglio essere ripetitiva, ma voglio seguire quello che desta chiaramente l'interesse dei nostri collezionisti. Eccola qua. Parlavamo di liquidità, parlavamo anche di materia perfetta per comunicare la liquidità: l'acquerello per eccellenza, la china, l'inchiostro, tutto ciò che diluisce un sentimento comune che delinea questa traccia di colore che è la sua cifra stilistica, questo abbandono cromatico e diluito di Paul Jenkins, che traccia perfettamente questa impronta liquida, come ho detto prima. Lui riesce con il colore ad esaltare l'antitesi della concretezza che in realtà si stava sviluppando dove in un altro contesto, quello europeo, era già diverso il modo nel 62 di proporre la reinvenzione. Alla fine il Novecento è stato questo, il Novecento è stato un estremo secolo di contraddizioni, di tensioni, di eh, poli opposti. In ogni situazione, anche se pensiamo ai due macro eventi che, con cui facciamo riferimento al passato hanno più contraddistinto le due grandi guerre, no? Dopo ogni grande guerra si è sempre ricreato cosa? Un piano di ricostruzione. Chiaramente l'arte interpretava a proprio modo, a proprio intuito e sentimento la ricostruzione, e poi sempre delle tensioni tra grandi macro aree geografiche mondiali. Ecco, quindi si crea anche nell'arte questa distinzione. Chiaramente due civiltà, i due ambienti che hanno avuto un passato completamente contrastante non potevano anche che generare un modo di vedere e una traccia di visionalità differente. Questo è un artista importante e raffinato come Lance Richter che c'è al diciamo, eh, alla sua antitesi per, per continuare a utilizzare questo termine che gli appartiene. Nel nostro nella nostra parete espositiva, è quando sì, si, si, si creano. L lo scontro, abbiamo detto lo scontro, la tensione tra gli opposti, il bene e il male, è sempre stato questo, no? una lotta tra queste due ehm, realtà che alla fine sorreggono il tutto, il bene e il male sempre, e l'Europa e l'America prendono due percorsi differenti, però paralleli. C'è l'espressionismo astratto in America e c'è l'arte più concreta in Europa. Ma non vogliamo, ecco cosa fa Paul Jenkins, non vuole con quell'opera, con quell'acquarello meraviglioso, non vuole evidenziare questa tensione, non vuole evidenziare questa antitesi, ma vuole unire quello che veniva ehm, utilizzato, quello che veniva eh, colto nelle due differenti realtà, nell'America e nell'Europa, e voleva unirle in termini di volumi, di spazio, di testimonianza. Questa è un'opera importante, insisto per questo, come insisto per Lugo Celada degli anni venti. Adesso, mh, facciamo una panoramica anche camminando assieme? Scusa Max, eh, fai magari un fermo sul giricolare che poi ci torniamo, e facciamo una breve panoramica qua, facciamo vedere, e torniamo. Anche il Morlotti voglio far vedere che mi piace molto. Il Morlotti è bellissimo. Anzi, ci fermiamo proprio su quello. Mi fai una panoramica di tutta questa parete, Fa intravedere partendo dal Pugliesi. Poi c'è Chiari, c'è gli esponenti della poesia concreta, la poesia visiva, abbiamo la carta bruciata. Saverio Cavalli, bellissimo modo di indagare la superficie, elegantissimo. Bertini, Dova, Dada Maino. Campesan, veramente c'è. Cioè, e poi anche le tre, le tre stroflessioni di Turisimetti, eh, mi raccomando, artista mancato da poco, grande artista per quanto riguarda la, la testimonianza delle stroflessioni, Buonalumi, Castellani e Turisimetti. Mm, non riesco a capire se sono in video io, se in video l'opera, quindi Ah, eh, sono in video io, perfetto, perché non vedendomi non capisco. Anzi, fermati proprio su questo ehm, Turisimetti, sull'artista che ha fatto dell'ovale, la sua, di questa forma ellittica, la sua testimonianza, e vabbè Max, dopo te lo sposto io da là. E ehm, oltretutto su sfondo realizzato in una monocromia, che è stato un po' il ehm, primo supercorso, si è sempre suddiviso in questi fondi, sfondi o bianchi o neri, questa monocromia basilare, ma è questo ovale, questa forma ellittica attraverso cui lui indaga lo spazio, è questa la sua finestra nello spazio, questa la sua finestra nel mondo, questa tensione che inizialmente nel primo periodo lui non realizza con questa tecnica che poi è diventata la più celebre dell'estroflessione, ma realizza anche con delle applicazioni, con dei collage, con delle altre materie applicate. Ma a noi, a noi interessa questo, interessa questo come. Eh, Celebrativo di quella che è la sua narrativa più importante. Pone sotto pelle, queste, sotto membrana proprio, questi ovali che elegantemente cerchiamo di entrare, nonostante il riflesso del plexiglesso non importa, noi dobbiamo cercare di far vedere, riusciamo lo stesso, ecco qua. Entrano elegantemente in quello che lui stesso nel catalogo definisce il numero perfetto delle sue estroflessioni, nonostante, ma lo sapete, era solito anche realizzare delle creazioni in cui ne poneva più di 100, 160, 180, arrivava anche a 200, si stupiva lui stesso del fatto che neanche riusciva ad applicarle tutte, quelle che erano create per ehm, trasmettere questo linguaggio dei suoi ovali. No? Ma lui definiva il 3 il numero perfetto per le sue estroflessioni. Vado in cerca un attimo nella lista delle misure, poi andiamo a vedere il Morlotti che è bellissimo. Eccolo qua. 30x30 del 2006. 3. Il numero ideale per muovere la superficie. La sintesi di quello che è il suo approccio alla realtà milanese nel periodo in cui conosce cosa? e prende un po' le redini, l'influenza di quello che è lo spazialismo, della base dello spazialismo. E anzi, lui stesso proprio si trasferisce. E si apre uno studio, prende in affitto uno studio proprio vicino a Castellani e Bonalumi, quindi è, no, è noto e non è un paragone o un incasellarlo come inferiore rispetto a Bonalumi o Castellani come celebrativi dell'estroflessione, perché l'eleganza di Turi si il tra è il numero perfetto per celebrare lo spazio, per evidenziare lo spazio. Con questa membrana che viene, no? Eh, a livello tridimensionale, mossa prende vita con questa forma. Torniamo nel dettaglio. E che è una forma delicata perché? Perché questi suoi ovali, in realtà, vagano un po' tra quello che a me piacerebbe definire tra il mimetico e l'impercettibile. Vedete, cioè sono delicati, non c'è un'estroflessione che si pone con quell'evidenza totale, proprio mimetici ed impercettibili, un po' appunto come li definivano in una sua critica, quasi come dei, dei pianeti che orbitano nel cosmo dello spazio. Questo lui voleva fare, interagire semplicemente con gli elementi portanti dello spazio e della luce. Da questa matrice lui attinge, dallo spazialismo lui attinge. E lo fa come? creando il proprio modulo, struttura primaria, intendetela come volete, assoluta e creativa, che non vuole essere spigolosa, vuole essere morbida, vu non vuole essere invadente, non vuole avere un ritmo... Sì, adesso mi fa ridere perché mi vedo nell'altro canale, nel monitor, con i vetri. Comunque gesticolo poco, devo dire. <ride> Mi leggo le mani. E, dicevo, elegantemente indaga lo spazio nella sua materia. Ecco, cerchiamo di tornare perché ci sono le richieste 30x30, vedo già il centralino impegnato. E la cosa incredibile è che questo elogio all'ovale, così lo definiamo, a parte che inizia dal 62. Ma come lo ha ricavato? Come lo ha ricavato? Lo ha ricavato in realtà partendo da un'altra forma. Lo ha ricavato partendo dal rettangolo, anzi che poi lui definisce il rettangolo, il quadrato. Il cerchio anche lo ha un po' coinvolto nel suo approccio, nella sua sperimentazione, ma poi lo ha abbandonato. Lo vale la sua firma, l'elogio lo vale. Lui è Turisti Vetti, questo è il suo spazio, questa è la sua dimensione, questo è il suo estroflettersi verso elegantemente, però perché scusatemi, ma la sobrietà è evidente, e l'eleganza è evidente, tanto più con una monocromia bianca, che a me personalmente piace moltissimo l'aveva iniziato a ehm, intuire, e poi si è totalmente abbandonato, bruciando, bruciando, perché era il periodo dell'influenza di Burri, della concre del concretismo di Burri nel coinvolgere la materia, di bruciare anche la materia, gli angoli, il perimetro dei rettangoli, Ma, e così si formava, ecco, così ha trovato, perché non è stata una scelta la sua, chi cerca trova, lui cercava di trovare la propria dimensione, la propria cifra su cui poi abbandonare e eh, realizzare tutto il suo percorso con una fedeltà totale, perché non serve a volte no? eh, cambiare registro. Eh, guardate, guardate Morandi, eh, non ha fatto altro che contemplare l'intimità del, del quotidiano con delle bottiglie, dei bicchieri, delle figure esili che rappresentavano la quotidianità, eppure... E ehm, torniamo 30x30 perché vedo la Tommasina, chiedono magari di vedere perché si vede meglio, e poi non ha più abbandonato questa, questa sua traccia per, per determinare la, la superficie. Che meraviglia, perché è sotto traccia, crea un po' questa musicalità sotto traccia, delicatissimo. Adesso mi fai un fermo su quello che lo stanno richiedendo e veniamo su questo Morlotti, su questo nudo stupendo, potente, forte, forte. Poi torniamo a rivedere Lugo Celada perché ci sono un sacco di richieste. Non è Castellani, vedete, la gente è abituata, le persone sono abituate a celebrare Castellani, Buonalumi. Si metti, eh, mettetevelo nello stesso piano, semplicemente forse meno commerciale. Quando un artista è o una serie di um, tecniche sono conosciute solo inerenti ad un artista. Attenzione! Tirate fuori le pinze, perché spesso può anche vuol dire che può anche voler dire: aspetta che ti aiuto Max, che è semplicemente stato più celebrato in termini di critica, di ambito commerciale, ma noi stiamo valutando il potere artistico, il valore artistico anche. E adesso andiamo a vedere un altro artista che adoro, Ennio Morlotti. In quest'opera di 29x34, Max, andiamo subito a vedere... Io proprio mi distanzio, ecco, concentriamoci su, sulla poetica, sul segno, sul tratto. Perché, ecco la firma. Cosa vediamo indagando il tratto? Indagando la forza di delineare lo spessore della figura. Una figura che nonostante appunto si abbandoni si abbandoni al figurativo, perché questo possiamo dire, ma come si abbandona al figurativo? Non lo fa con un ritratto idilliaco del reale, lo fa conservando, perché alla fine questo fanno i pittori, questo fanno gli artisti, attingono dalla realtà, filtrano e interpretano e mettono in pratica. Ecco, Esprimono più che mettono in pratica è un termine troppo razionale. Esprimono la differenza tra la figurazione di altri artisti e la figurazione eh, tipica di Ennio Morlotti, che gli altri artisti tendenzialmente, ancora nel periodo del figurativo, cercavano di astrarre e di filtrare e di esprimere dalla realtà magari un ritratto idilliaco dettagliato un corpo sinuoso di donna, un corpo eh, dettagliato nelle curve, nelle geometrie, nella morbidezza, nella delicatezza. No, lui non vuole questo, lui dalla realtà cosa strae? La forza, il sentimento e l'energia. Anzi, oserei dire che il fascino di questo Morlotti e di Morlotti in generale in questa serie, che poi ci saranno anche le serie Le Bagnanti, è proprio questo, che è molto più vicino alla realtà. Di chi cerca di avvicinarsi alla realtà per una riproduzione figurativa aderente alla, alla figurazione della realtà, no? Lui dalla realtà estrapola il lato di espressione, di sentimento, anche di inquietudine, perché questo tratto nero, quasi espressionista, perché effettivamente un tratto così nero, accennato, non dettagliato, ma forte e marcato, delinea. Un tratto di contorno evidente, delinea lo spessore evidente, perché il suo è un linguaggio poetico materico. È una figurazione meno evidente e perciò in realtà è più influenzata dalla pura realtà. È il distacco a volte dalla figurazione totale che riporta in un'opera, in una pittura. In un'opera come questa che è una tecnica mista su carta intelata, il vero tratto della realtà che è il sentimento. Spettacolo. Non vuole tradurre tratti fisici, tratti figurativi. Arcangeli lo diceva, la pittura di Morlotti cosa va, cosa fa? Ed è quello che proprio effettivamente si percepisce, contemplando l'opera, difende i tratti della realtà, della pura realtà, dell'impatto, del sentimento, della traccia, dell'espressione istintiva di uno stato d'angoscia, di uno stato interiore. Non è una figurazione atta a una riproduzione dettagliata, è questa la forza. E che è lo stesso stato un po' di angoscia materica, perché comunque c'è un tratto molto pieno, molto, sì, veloce istintivo e gestuale anche, nel, vedete, ritagliare poi quella che è il letto di questa, dove si posa questa figura. Ma sono le pulsioni, le cose più forti che noi dobbiamo cogliere per interpretare Morlotti. Fantastico. È un, questo è un quadro che non è per niente staccato, per niente staccato, anzi è perfettamente incollato, perfettamente aderente, perfettamente fedele a quella che era la vera passione, al tradurre davvero la passione in un'opera, in un soggetto. Fantastico, questo è fantastico. Anche questo ha già una cornice. Ehm, che gli dà la giusta importanza. Io veramente vi invito a chiedere la lista, i prezzi, vi invito davvero a sfruttare l'occasione di queste piccole opere di grandi artisti, perché qua c'è l'arte vera, c'è l'arte che ha segnato... Il percorso del Novecento, ci sono artisti che si pongono tutti sullo stesso livello di importanza. Parliamo, passiamo da Morlotti a, a questo vedova, a questo artista che ha saputo interpretare la non figurazione con la sua personalità, col suo tratto distintivo, col suo gesto, col. Acquerello su tavola. Quindi attenzione. Ma quello che ci interessa, misure le guardo subito: 32 x 21. Eccoci. Attenzione a questo morlotti, perché è un capolavoro. È istintivo, è gestuale. Lo guardavo adesso nel monitor di ritorno: bellissimo, vero, è vero. Vedova. E eh vabbè. Misure, le ripeto: 32 x 21. Siamo nel 47. Quindi non siamo più nella fase. Di cantiere, ma siamo nella, frase in cui, nella fase in cui già l'artista è completo in quest'opera. È completo perché c'è il gesto, c'è il suo tratto distintivo che è quello di un gesto sanguigno, che con un colore, il nero, la sua ehm, cromia, è già nel 1947 pronto a esaltare l'astrattismo delle forme, delle linee. Completamente destrutturata in movimento di un approccio che è il suo, che è sanguigno. Mi sposto perché vedo i riflessi e disturbano. C'è già la tensione della sua forza, che è la sua ehm, eterna, è la sua traccia eterna, questo è vedova, è la forza. Questo è un acquerello su tavola, attenzione addirittura alla particolarità nella proposta. Eh? E questi sono gli artisti che io ehm, definisco intanto per il periodo, gli artisti che hanno anticipato una contemporaneità, quindi a cui si deve riconoscere il valore e il pregio dell'anticipazione, ma questi, vedova, è un artista che ormai fa solidamente parte di una memoria collettiva solidamente parte di un passato scritto celebrato gli artisti così forti mh, che hanno inciso così per la propria identità sono eterni lo stesso vale per gli artisti che sono stati confermati prima e come Lugo Celada che mi auguro bene venga riservato perché poi guardiamo anche il Bruno Saetti qua accanto ma anche questo vedova è di importante eh, rilevanza. Certo non è, non è il come si può dire il bacino di quelle sue grandi tele in cui lui creava no, col suo gesto, proprio delle performance per la realizzazione. Diventava tutt'uno col gesto, il gesto è l'estensione della sua pittura della sua mano. Vediamo anche il Bruno Saetti perché, cioè, della fine degli anni 50. Contiamo intanto che questo è degli anni 50, quindi non appartiene agli anni 20 e 30 della sua pittura, in cui lui cosa dava spazio all'intimismo di paesaggi e interni di figure, perché questo hanno fatto anche quelle, eh, quelle, quegli artisti veneziani, dell'ambiente veneziano. che ehm, in quel periodo si sono, diciamo, accomunati l'un l'altro per la riproduzione di vedute, paesaggi, ognuno con la propria cifra, col proprio modo, chiaramente. Saetti, dal 50 al 56, periodo in cui ha realizzato questo paesaggio, era direttore dell'Accademia di Belle Arti. Quindi è anche un periodo eh, con una certa rilevanza che va sottolineata nel suo ruolo, nell'arte. Diciamo che lui ha partorito e ha veramente preso per mano tanti grandi artisti che lo hanno poi seguito, succeduto in, in decenni successivi alla sua azione, alla sua interpretazione. Guardate questa testimonianza. Della pittura incisa, questo stressare la superficie, questo intervenire oltre la stesura, ma questo scolpire un po' la materia nel supporto. Questo è un olio su cartone. Ecco, questo è il dettaglio più bello per comprendere quanto abbiamo appena detto. Lui dal, dagli anni 30 è fisso, si stabilisce per sempre. A Venezia Città, che gli attribuirà anche il premio biennale, oltretutto è un artista che ha una storia, è un artista che ha importanza. Questi artisti che abbiamo presentato, Guidi, Saetti, eh, Bucci, prima Morlotti, sono artisti che hanno una storia che non vi permetteranno mai il margine d'errore, non vi permetteranno mai un margine d'errore. Perché hanno quel bagaglio storico, quel bagaglio di intervento nel, nel contesto artistico, quel bagaglio di partecipazione, quel bagaglio di espressione poliedrica nel contesto veneziano. Era lì la tensione, è eh? Venezia, Milano, due contesti differenti, perché geograficamente disposti in un contesto differente, la matrice milanese non è di certo la matrice veneziana, ma la pittura è quanto ha inciso quest questa storia dei grandi nomi veneziani, guardate, li avete qua, uno è anche accanto, un altro è accanto, Virgilio Guidi, la refazione metafisica della luce, del colore, della forma, entrambe due grandi opere, nonostante, magari state pensando, è eh, contraddittorio perché sono piccoline, no, no, no non vuol dire niente. Non vuol dire niente, qua c'è la concentrazione, la cifra massima, diciamo la, il manifesto come ho detto prima, di entrambi. Fammi rivedere anche il Virgilio Guidi per chi non si fosse connesso subito, poi voglio presentare anche il piccolo Plessi, voglio tornare su e andare su Lance Richter e su altre produzioni, ma intanto vai dettagliatamente su questo anche. Eccolo qua, messaggi, chiamate. Mi raccomando, mi raccomando che l'occasione che Stefano ci ha concesso oggi, in questo spazio di tre ore, perché ci ha anche dato un'ora in più di spazio per affrontare queste personalità, questi artisti, questa occasione di per voi di acquistarli ha un prezzo decisamente, e si tratta in alcuni casi di, un, di qualche migliaio anche di euro di differenza, lo dico, lo dico, che per voi rappresenta molto comunque. È un'occasione unica di queste tre ore fino a mezzanotte. Eccolo qua, degli anni 70. Luce e spazio, questo suo fenomeno zenitale, questa sua essenzialità. Che va oltre il purismo degli anni venti, va oltre la collocazione degli anni venti di Virgilio Guidi, si celebra negli anni 70, quest'opera di 18 per 23. L'unica continuità, l'unico legame, diciamo, ehm, di questo fenomeno, eh, come si può dire, di una sua figurazione che si esplicita, ecco, è il legame che resta proprio eh, il punto più importante nella sua pittura, che è, questa, è una continuità. La sua è una pittura di continuità, perché eh, mantiene proprio questa tensione metafisica tra spazio e luce, che rappresenta la sua continuità eh, ed è sublimata, come ho detto prima, dall'esperienza veneziana. Questo è Virgilio Guidi. L'Aquerello di Vedova, anche chiedono il pezzo, ma è fantastico, ma guardate che abbiamo selezionato gli artisti trainanti delle realtà dei decenni più importanti, gli artisti che hanno trainato, gli artisti che ormai sono cementati, cementati nella storia dell'arte, perché si parla di storia dell'arte in alcuni casi. Si parla di storia di mercato, di sistema dell'arte. Sono macro ambienti, attenzione, che vanno distinti di cui vanno evidenziate le differenze. Ci sono artisti che abiteranno sempre nel sistema dell'arte, che non è il macroambiente della storia dell'arte. Questi sono artisti da storia dell'arte. Ugo Celada è un artista da storia dell'arte, da catalogo manifesto del novecento. Andiamo a rivederlo. Questo lo ridirò veramente fino alla fine: non se lo perdano. I nostri migliori collezionisti non se lo perdano, perché questo è un bijou. Trovare un celada degli anni venti che si distacca dalla cifra stilistica che già lo ha reso oltre. È un artista oltre. È un artista oltre, ma attenzione, valore aggiunto si distacca da quello che è il sistema dei riflettori, così io lo definisco che magari a volte ha messo sul palco delle personalità che, come conta nella vita, conta anche nell'arte, la fortuna, gli incontri, i contatti, tutto conta. Assolutamente. Il dietro le quinte, ok? A volte articola il, purtroppo... Ehm, destino di un artista. È il dietro le quinte a scrivere il destino di un artista. E poi ci sono stati artisti che non hanno avuto un dietro le quinte affannato, prepotente, sempre col fiato no, qua sul collo. No, ci sono artisti che nonostante questo, quindi valgono ancora di più, nonostante questo, artisticamente, sono affiorati e riaffiorati lo stesso. Quindi pensate... Il valore, la forza artistica. Concentratevi su questo quando acquistate un quadro come questo Ugo Celada degli anni 20. Vi state portando a casa la storia dell'arte, non un concetto artistico, non un momento artistico, non una transizione. Perché Ugo Celada sarà sempre collocato, andiamo a vederlo nella sua atmosfera più intima, sarà sempre collocato accanto. A Donghi, a Casorati, a Cagnaccio di San Pietro. E questi tre nomi, altrettanto volete dirmi che non sono grandi protagonisti della vera storia dell'arte? Di quando ancora l'ancora era saper celebrare universalmente una bellezza oggettiva e non inventarsela? Guardate questa atmosfera, questo vaso di fiori. 44 per 36 è l'opera più grande di quelle proposte oggi. Eppure, per gerarchia di dimensioni, rientra tra le più piccole e delicate, dice l'Ada da Virgilio. Perché noi siamo abituati a delle sue nature morte o a, delle sue, a dei suoi scorci di realtà iperrealistici, di grande anche dimensione. 180, 130, 85. Ma questo... È per chi si vuole collocare nel collezionismo ancora più di nicchia. Non sbaglia chi acquista il monumentale Celada come quelle meraviglie che ho visto esposte che ho visto presentare dai miei colleghi. Mi ricordo l'espressione di quel signore con l'ascia in mano, di quell'uomo con l'ascia in mano, che aveva un'espressione che andava oltre la realtà perché oltre la realtà va la grandezza di certi artisti. Con questo artista posso prendermi la presunzione, la libertà di utilizzare termini così forti, che non utilizzo per tutti gli artisti, ma con lui posso permettermi, posso concedermi di abbracciare il termine, l'espressione, di andare oltre la realtà, di aver celebrato. L'arte e la storia dell'arte del Novecento, anni venti, lo ripeto perché anche questo contribuisce al valore. Una natura morta che non è natura morta, perché intanto non è come le sue nature morte già presentate e non è come le sue nature morte delineate con un iperrealismo da spavento, scusatemi ma da spavento, perché riesce veramente ad entrare nel dettaglio del riprodurre e di arrivare no, all'elemento magico in una natura morta, perché riesce, riesce lui a inquinare positivamente, quindi ad arricchire di magia quella che è la natura morta, che spesso spesso può sembrare grottesca, può sembrare una narrativa grottesca quella della tematica della natura morta, no. In lui, in lui, neanche nella natura morta più conosciuta, più di impatto, come quelle presentate, come ad esempio quella che si disponeva orizzontalmente come quadro, dimensione, non so se sia ancora qua confermato perché so che ci sono state davvero molte conferme su Celada nell'ultimo periodo, nell'ultimo mese, perché finalmente si capisce quanto merita questo artista. E dico finalmente, perché con passione lo dico, con trasporto, anche per noi, noi siamo in qualche modo critici ma siamo anche venditori. Ma non si confonda il fatto che un'opera un si debba vendere, un artista si debba vendere, col fatto che lo si senta allo stesso modo. Non è così, non è così. Lo dico onestamente, non siamo anche noi delle macchine qua per vendere l'oggetto, no. E quando posso spendere una parola in più per un artista e un'opera che considero un'opera d'arte, la spendo, mi soffermo, vi invito alla contemplazione e al vero collezionismo, al grande collezionismo. Preferisco soffermarmi dove ci credo, dove. perché, capite, questa è un'opera che non è neanche da contesto televisivo. Lo dico forse con un parere contraddittorio, visto che io mi trovo qua e questo è il mio lavoro, ma è per farvi capire che questa è un'opera museale che sconfina dal contesto televisivo e si pone nell'importanza di un contesto museale. Questo è il motivo per cui acquistare, confermare, inserire in una collezione questo, celada da Virgilio degli anni 20. Perché le opere come queste sconfinano dal nostro contesto e arrivano dove? Nell'impianto storico, nella forza, nella solidità della sua pittura. Qualsiasi posto, in qualsiasi ambiente possa essere esposto, collezionato, appeso, rappresenterebbe ovunque le fondamenta dell'impianto storico del Novecento. Quando l'opera abbatte il contesto, abbatte i muri del gusto soggettivo, perché si pone come importante opera oggettiva, signori, non c'è storia. Cioè, non c'è storia. Il pittore che è riuscito a dare ad una natura morta un'atmosfera idilliaca, uno scenario incantato magico, fuori dai rigori e dal rigorismo del dettaglio della natura morta, ma anzi, anzi, ha più, più una poetica, quest'opera ha più una poetica rinascimentale, si rifà più e si colloca di più ad una classicità che è tipica del Rinascimento tra 4 e 500, non il Novecento, lui riprende le redini di una classicità, di una tradizione, con una nota che va. Oltre le altre nature morte c'è poco da fare, questa è quest'opera, non ci pensino troppo le persone che hanno richiesto, perché sono ben più di 5, ve lo dico per stare morbida, ma questa è forse veramente una delle opere che oggi merita di più di essere staccata dalla parete. E lo dico più per voi che per me. Poi, Lugo Celada l'abbiamo rivisto. Ci spostiamo dove? In una carrellata. Da questa parte. Mi fai anche vedere poi questo piccolo, questo piccolo mondino. Me lo fai vedere da 15x18? Che viene del, direttamente dalla collezione di Prearo Editore. Eccoli qua, questi smalti. Libri d'arte, che meraviglia. Quindi fai, fai proprio il giro qua di ricognizione, guarda che quadro, guarda che, che vaso con i fiori. Spettacolare. Esce dal supporto, esce dal supporto, è qui. Eccolo qua, facciamo anche una piccola carrellata di questa sezione, così possono vedere, possono vedere questi... Andiamo in lista in ordine, eccolo qua, così non ci sbagliamo. Arriviamo subito, perché scusate ma la lista è molto impegnativa, voglio arrivare... Eccola qua, 15x18, dalla collezione privata, tecnica mista su cartone, Aldo Mondino, una tecnica mista realizzata come? Con smalti rosso e oro. Preario editore Libri d'Arte, sappiamo essere chiaramente uno degli editori dei cataloghi più importanti del Novecento italiano, di più spessore. 15x18, prezzo sempre in lista e prezzo al centralino. Poi andiamo a vedere anche questo meraviglioso Carlo Pace del 53 che io trovo nonostante appunto, e voglio darveli con esattezza, eccole qua, le misure 33x29, nonostante... Questo non è 33x29, è più piccolo. Forse hanno calcolato non l'opera, ma non può essere 33x29, è molto più piccolo, è proprio è una miniatura di bellezza. Questa superficie, questo cartone applicato su tavola. È un cartone applicato su tavola. Che con gli smalti, che trovo essere una delle rappresentazioni, una delle espressioni e sperimentazioni di Carlo Pace più raffinate, è stato un grandissimo e poliedrico sperimentatore. Cioè, Carlo Pace, eh, tra gli informali, è forse stato uno di quelli che ha avuto una spinta creatrice indomabile, una spinta creatrice che cambiava eh, continuamente, che alimentava continuamente la sua innata curiosità nel tendersi nel mondo dell'arte nel tendersi nel contesto artistico come testimone dell'informale. Guardate che meraviglia. E poi stresso alla superficie, la indaga. Meraviglioso. È un... De del 53, non posso darvi le misure esatte perché secondo me sono sbagliate nella... Dovrebbe essere intorno al 2004 come data perché è il progetto per il Sony Center a Berlino che è appunto a Postdamerplatz ed è stato fatto, mi pare, nel 2004 questa, questo progetto, questa installazione. Altro artista che, come Cristo e Jean-Claude, poi con una cifra completamente diversa, eh, non sto paragonandoli per il tipo di espressione, tutt'altro, ma entrambi cercano di conservare nella loro espressione artistica cosa? La contemporaneità, quello che ci riguarda, che fondamentalmente quello che ci riguarda nella contemporaneità è anche a volte difficile da filtrare e riorganizzare. E lui prende quella che è la scenografia tecnologica, la scenografia e la cultura del digitale, perché noi siamo nativi di una cultura digitale, non ne facciamo solo parte. Questo, questo vuol dire che l'ambiente digitale, la cultura digitale diventa in noi una naturale estensione del nostro stare al mondo. Che lo vogliamo o non lo vogliamo, che lo scegliamo o non lo scegliamo. E questo è un meraviglioso tecnica mista su carta 21x30 è un meraviglioso progetto, vedete? Um, istintivo con tutti i dettagli, le leggende, addirittura la leggenda cromatica c'è di questi, um, questi sfumature di azzurro che prevedevano no, appunto questa cascata d'acqua con le direzioni, con le cromie differenti, con appunto il supporto della tele, del, del computer, del mm, il supporto digitale che va a sostituire, ma allo stesso tempo a un po' richiamare quello che è, quella che è stata ed è la più grande scatola del Novecento, che è la televisione. La televisione, lui attraverso queste installazioni, questi moduli digitali, cosa fa? realizza dei progetti incredibili nel mondo, anche per il mondo della moda, per il mondo della musica, per il mondo delle grandi costruzioni, di questi interventi urbani, le sue video installazioni, esattamente come il video della tv, con un'attenzione notevole a legare cosa però? Le culture. Le culture, perché lui è stato un grande viaggiatore, ha viaggiato molto, ha vissuto realtà in cui, dopo averle fatte proprie, ci ha un po' tradotto in maniera decisamente attuale quella che è la sua arte. E mi è piaciuto molto ascoltare in una sua intervista e leggere in una sua intervista quando parlava di questi Dobby Gat, che erano i lavatoi pubblici a Bombay. Lavatoi pubblici che lui riprende. Immortale nei suoi schizzi, nei suoi progetti, nelle su, nei suoi cenni di immediatezza nel trarre dalla realtà quella che è già l'arte che esiste nella realtà. E poi la proietta nei monitor con questi segnali molto forti. Sono segnali, qui non c'è bisogno di descrizione, è una comunicazione, esattamente come lo è quella. Tipica dei medium del Novecento, la televisione in primis, l'ho anteposta al digitale perché è stata un po' la regina che ha introdotto poi il concetto di comunicazione nel Novecento a livello sociologico. Ma non è una comunicazione che ha bisogno di descrizione, è la tipica anzi, è la tipica comunicazione di impatto diretta, emozionale, è una contemplazione diretta, non riflessiva importante perché le sue opere valgono moltissimo, ragazzi è un artista di calibro internazionale, Plessi è molto molto importante, 21x30, bellissimo. Poi, saliamo, un attimo che ho qua la lista, eccole qua, e dopo, dopo, dopo vorrei far vedere anche... Eh, sì, 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 ma scherzate, avete l'ultima ora oltretutto per i prezzi. Neanche, neanche l'ultima ora. Fatevi avanti adesso, signori, ve lo dico perché questa è una grande trasmissione a livello di qualità, di scelta, di proposte e di prezzo, di ritocco sul prezzo. Vi dico già cosa non deve restare. Non deve restare e non dovete perdervi Lugo Celada, non dovete perdervi quel Guidi, quel Saetti. Il Morlotti, la drammaticità di quel Morlotti, il Cristo, che varrà tantissimo quel Cristo, questo esponente Sumi del movimento Gutai, il Jenkins, queste sono... Veramente io potrei fare una, una lista oggi che magari giustamente potreste dirmi, caspita, quanti, quanti ne... Le selezioni che, che mi vieni a dire da, da, da non perdere, da, eh, tanti, tanti perché oggi c'è la qualità, la qualità su cui intervenire. Poi vieni di qua, Max, che li guardiamo anche questi velocemente perché poi vorrei andare un attimo anche su quell'opera. Interessante. Vediamo qua di andare giusti in ordine di lista. Andiamo in ordine, scusate. Eccoci qua, facciamo vedere. Il, um, il soldati, questo 14 per 9, fine anni 40. Vediamo. Ah, ok, perfetto, perfetto Tommasina. Allora, ok, ok, allora intanto stacco il, il Bertini. Visto che è stato, um, eccolo qua, dopo mi dici te chi ringraziare in diretta perché io nel frattempo guardo i tuoi, eh, i tuoi gesti, che mi comunichi dal centralino, eh, ovviamente c'è chi si porta avanti, quindi io levo il Bertini, non c'è più la tecnica mista del 57. Ah, ecco perché, ecco perché, perché è anche del periodo importante. Eh. Mi raccomando, il Celada, ci sono opere su cui... Anni 20 ci sono opere che non meritano il pentimento, veramente, veramente, quel Celada degli anni 20 non merita né il ripensamento, ma non vi darà mai un pentimento, è un'opera da, da, da museo, da museo. Il Caberlone, il Fernando Garbellotto, poi... Il, il, il pacco bomba dentro la Teca, eccolo là, e dopo, ah, tra l'altro, anche questa, anche questa che fa parte di quello che a livello di vendita. Di, perché io parlo sotto tutti i fronti eh, quello artistico, quello commerciale livello di li vendita anche questo è un articolo che andrà sempre Antonio Riello e il prezzo che ha fatto Stefano attenzione, è in ceramica la realizzazione è molto interessante 12x6, l'ho sentito ieri mentre eravamo qua che allestivamo assieme il 7, ho detto ma per curiosità a quanto la proponi ah perché mi ero informata online guardando anche nelle aste molto meno molto meno delle aste su cui ero capitata online giusto per dare un'occhiata ma mamma mia sto celada cioè io non um, stanotte sognerò un prato fiorito veramente signori questi sono quadri su cui veramente consumarsi gli occhi da ammirare in maniera profonda, ma in un attimo: anche qui, Max, che non abbiamo fatto vedere l'altra opera mon in monocromia esposta dentro la Teca in Plexiglas, che è l'opera di eh, Vanna Nicolotti. Qui, 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 la donna artista interessante perché new entry, perché è appena inserita, perché rappresenta il suo concetto. Di questo sormontarsi di strati con fondo metallico che è importantissimo. I suoi non sono quadri rappresentativi, ma sono quadri oggetto, lo si vede palesemente, questa è la sua scelta. E vedete, tela intagliata e dipinta in specchio del 2014. Perché lei creava proprio questa trappola per la visione. La sua è proprio una trappola per la visione. Questa, questa apertura che eh, come nel concetto dello spazialismo, come nel concetto dei tagli di fontana, si apre verso l'oltre, verso un'altra realtà. Come zone potenziate dello spazio, non come limiti dello spazio, perché c'è cioè, chi dietro il taglio ci vede il muro e chi invece ci vede il mondo. Eh? Attenzione, è sempre una questione di approccio nell'interpretazione dell'arte. Fondamentale l'ambiente milanese 30x30 e fondamentale perché la selezione è della serie di Mandala, perché è la sua importante sperimentazione, quella che rimanda alla tradizione orientale dell'immagine astratta e contemplativa. Attenzione perché è anche la serie di Ivanna Nicolotti più importante ambiente milanese importante perché? perché anche con Dada Maino di cui c'è l'opera c'è l'alfabeto della mente con Scheggi cosa fa? lavora sul taglio sul concetto di attraversare la tela verso altri mondi creando un'architettura un astratta che è un po' cinetica ma in realtà è più un concetto dell'andare oltre la dimensione La ricerca tridimensionale di quest'area circolare, vedete eh, segmentata con questo cerchio ottico che in realtà è strutturato su delle sezioni geometriche di quadrati. Lo sfondo metallico è un 30x30 2014. Io devo dire la verità, devo dire la verità, c'è una grande selezione questa sera. Queste sono le trasmissioni che mi piacciono. Queste sono le trasmissioni che meritano tre ore, perché dall'artista più celebrato all'artista più di nicchia, all'artista internazionale, sono tutte grandi opere, piccole grandi opere. E torniamo, eh beh, allora, facciamo una cosa, scusami Tommasina, eh. le opere più richieste, adesso affrontiamo queste negli ultimi minuti. Direi che è la, cosa, è la cosa più sensata. Quindi, Max, tornami per favore su quel celada. Voglio celebrarlo per quanti l'hanno richiesto, voglio celebrarlo per quanti sono gentilmente intervenuti, per quanti hanno espresso il loro interesse, perché, come vedete, televisione, filtro, non filtro, la vera arte arriva. Eccola qua, l'opera celebrativa del senso. Assieme, ma guardate che, che carrellata qua. Ma perché c'è ancora il Guidi? Ma perché c'è ancora il Saetti? Dovete fare razzia di queste pietre di storia, di questi sprazzi di storia. Non sono cenni di un passato, di un contributo delle vedute veneziane, di personalità veneziane che hanno inciso. Sono le più celebrative. un guidi, un saetti, non come quelle tue confermate, non si sbaglia. Non... Allora, e torniamo, e torniamo. Ugo Celada, la sua forza, la sua energia, il suo saper comunicare, contratti di realismo magico nel suo percorso, di iperrealismo, contratti di eccezionale capacità nel saper paradossalmente ritrarre la realtà andando oltre la realtà. Quindi anche in quelle stupende e monumentali per dimensioni, lo faccio come paragone perché oggi si tratta di opere più contenute per dimensioni, ma non per valore, perché se posso esprimermi sinceramente, ma gli appassionati lo sapranno meglio di me, lo sapranno molto meglio di me, visto quante persone sono interessate, quanti occhi sono puntati su quest'opera. E mi fa piacere, mi fa piacere perché come dicevo prima, queste sono le opere che dimostrano la forza universale dell'arte. L'arte ha una forza in, intrinseca universale, che è quella che arriva universalmente a chi? A tutti. Non solo a noi che siamo dentro il meccanismo e la realtà in maniera magari più diretta e vicina, non, a, non solo a voi che sicuramente siete dietro dentro ad un giro di collezionismo che amate l'arte, la conoscete anche molto meglio di noi, ok? Ammiratori, collezionisti. Ma abbraccia universalmente tutti, andando oltre il concetto di valore di mercato, di sistema nell'arte, eccetera perché si pone come matrice storica. Un'opera come questa, signori, non ha un valore di mercato. Io non vi sto neanche parlando di cifre di mercato. Se mi dite fammi comprare Anna fammi comprare un assegno circolare, ce l'ho, guardate, ma anche in Christo, cioè sono onesta, anche Christo per l'importanza che ha come artista, per la sua genialità, per il percorso che ha creato e per il valore che ha. Vai, perfetto, il Christo suo. Qui sto parlando in altri termini. Qui sto parlando in termini di artisti che sono riusciti non a creare un concetto di comunicazione, a creare l'arte stessa, le fondamenta dell'arte stessa. Perché quando dico Donghi, quando dico Casorati, come ho citato prima, Cagnaccio di San Pietro, sto parlando di livelli inestimabili del nostro patrimonio artistico. Patrimonio artistico. Un patrimonio che, come esisteva allora, esiste ora e esisterà sempre. Non c'è transizione, non c'è un momento, non c'è una moda e una tendenza. Sono termini che vanno ad offendere quella che è la storia dell'arte e gli artisti che ci permettono di parlare di storia dell'arte. Celada ha un impianto estetico che, se lo vogliamo analizzare dal punto di vista tecnico o di contenuto, si equivalgono. Non uno smentisce l'altro. L'impianto tecnico, eh, scusatemi, ma... Per l'impianto tecnico proprio, tiro proprio in causa anche la ragazza che è la figlia nel, eh, appoggiata alla ringhiera con il bikini, col costume, scusatemi, ma o l'uomo con l'ascia, con quell'espressione cioè, che neanche se la immaginiamo riusciamo a pensarla in quei termini. E quando un artista riesce tecnicamente e con un contenuto ad andare oltre l'immaginazione, Capite, che, capite perché spendo un'importanza particolare per questo quadro, per quest'opera degli anni Venti? Io sono anche una che dosa molto le parole, i termini, perché secondo me hanno un significato. E ehm, dire che un'opera è un quadro, sinceramente, mh, nel contesto attuale, eh, mi viene quasi titubante a volte, lo dico con onestà, lo dico a voi, come se appunto stessimo dialogando seduti sullo stesso tavolo a mangiare assieme qualcosa, con quella sincerità, senza la televisione, senza i termini di vendita in mezzo. Ma questo io lo chiamo quadro. Quest'opera può essere vestita di questo termine con l'importanza che ha il termine quadro creazione pittorica, quadro, opera che sconfina dalla dimensione televisiva, dalla dimensione fisica e universalmente si pone come traccia universale del Novecento. Anni 20. Anni 20. Volete il celada da Virgilio più raro? È questo. È questo il celada da Virgilio più raro, quello degli anni 20. Quello che tradisce, scomunica la classica regola e il classico rigore estetico della natura morta e crea il fenomeno dell'atmosfera con un vaso di fiori, con un vaso di fiori, bianco, rosso, giallo, cobalto, 44x36, olio su tavola. Non si può voler di più se si cerca il celada da Virgilio eccezionale. Questa è l'eccezione, ma come ben dicono i detti, è l'eccezione che conferma la regola. Non è mai la regola a conservare il potere intrinseco dell'eccezione. Questo non vuol dire che le altre opere, le altre tipologie di perrealismo, di narrazione, di celata da Virgilio siano da meno. Ma questa è l'eccezione. Questa è la rarità. Questo è il valore in più. Ecco, questo sì, ve lo dico, è il valore in più. Spettacolare, spettacolare. Anni 20, capolavoro. Scusate, ma cioè, quando qualcosa va oltre... Quando qualcosa va oltre il fatto di dover vendere, di essere qua per vendere e voi per comprare, no! Qua si potrebbe fare una lezione di storia dell'arte con quest'opera. Ci sono degli spunti, delle tematiche, un valore, una potenza, un'energia, solido, questa è la, so la solidità. Quando acquistate, con certezza, questa è la solidità. Questo è un quadro vero. Guardate, guardate poi come il colore entra nelle pieghe della pelle della tavola, entra di nuovo nel dettaglio. Guardate come si diluisce, come è rarefatto: ecco, ne si, ne si percepisce proprio la pelle, il respiro del supporto. Ci sono quadri e quadri, signori, e ci sono artisti che vanno oltre, artisti che hanno un potere evocativo raro, artisti che hanno una forza storica, un valore artistico che non va paragonato. Il termine mercato non va neanche utilizzato, è un insulto, è un insulto. Utilizzare certi termini e spingere per motivazioni economiche un'opera così. Questa è un'opera che va confermata per valore artistico. Il resto ce l'ha tutto: ha la storia, ha la grandezza di essere del periodo più raro, inscritto negli anni venti, come il Sironi di prima. Il Sironi di prima è un quadro che ha un valore inestimabile. Se me lo fanno rivedere io non voglio che il vostro spazio di riflessione su questo celada sia poi un troppo tardi. Insisterei su tante altre cose, ma ho scelto questo. Ho scelto questo. Allora Mandami per favore la scheda del Sironi, che voglio farlo rivedere a chi non si fosse connesso. Eccolo qua, eccolo qua. L'inquietudine del Sironi, Mario Sironi, artista gigante del Novecento, protagonista del futurismo, ma con una dialettica tutta sua che lo contraddistingue all'interno del flusso del futurismo. Del codice del futurismo, se così lo possiamo definire, perché questi paesaggi urbani, proprio questa serie, questa realtà. Nel decennio controverso del Novecento, dei primi decenni del Novecento, 20x16, inchiostro su carta, inchiostro che traccia la il sentimento di um, sconforto di disorientamento, un disorientamento interiore, non è la raffigurazione urbana di uno scorcio futurista in termini volumetrici, tecnici, scordiamocelo. Questo è, guardate l'espressione persa, guardate eh, quanto è cupa questa figura che proprio nel suo essere quasi una sovrapposizione di se stessa è di passaggio, è una traccia. Che non si pone come egocentrico protagonista e punto focale di un'opera, ma è proprio metaforicamente e concettualmente una transizione, e come transizione una traccia dello spaesamento interiore dell'uomo contemporaneo, che già agli inizi del Novecento trasudava dal sottosuolo di quello. Eh, che sarà per sempre ricordato come il secolo sì del progresso, ma delle grandi lacerazioni, dei grandi frammenti storici della società, dell'umanità. Il secolo per cui l'umanità ha dovuto veramente lottare a pieno titolo per riconquistare la propria umanità, il proprio ruolo. E l'inchiostro è perfetto per tracciare con questi profili che a tratti sono più intensi e in altri tratti sono più esili, più di passaggio, lo sconforto, quasi grottesco, quasi molto 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 potente. 20x16, Mario Sironi, figura e paesaggio urbano. Opera incredibile, opera incredibile questa. Poi torniamo sulle richieste. Il Paul Jenkins, così cerco di accontentare tutti quelli che si sono maggiormente esposti di voi in, delle particolari, in dei particolari apprezzamenti, in delle particolari e personali ricerche. Eccolo qua. Vai solo sull'opera, diamo spazio in questi ultimi minuti solo alle opere. Sapete perché quest'opera è premonitrice? Perché i tempi che testimonia sono quelli di adesso, ma lo fa nel 62. Lo fa nel 62 con un'anticipazione e, un e una sensibilità nel saper vedere in anticipo, che è tipica sempre di quegli artisti che in un modo o nell'altro otterranno un grande riscontro, una grande attenzione, perché c'è il motivo, non perché costruiti. Acquerello, materia e codice comunicativo perfetto per esprimere la liquidità come fenomeno, come forma, che è il colore. Colore e forma e liquidità come tutto in quest'opera di Paul Jenkins. L'artista che nel XX secolo proprio si pone nel periodo che forse più ha Mm, riscontrato un cambiamento evidente, anche se il cambiamento nel Novecento, come ho detto prima, accompagna tutto il cammino cronologico: eh? l'angoscia, i turbamenti, le fratture, le lacerazioni sono all'ordine del giorno nel cammino cronologico del Novecento perché le rivoluzioni sociali, industriali, antropologiche. E queste rivoluzioni, questi elementi portanti del Novecento, cosa fanno? Si traducono principalmente in una forma d'arte aniconica, perché è lo stesso sentimento a privare di una fisicità e di una concretezza e di una sicurezza la società, il mondo, la gente, l'artista che è portavoce del mondo. E Paul Jenkins traduce con una delicatezza e soprattutto con una coerenza tra sentimento di liquidità, del, dell'aver perso completamente una stabilità concreta nelle relazioni in primis. La liquidità in una relazione, ma in tutto, perché la liquidità prenderà il sopravvento nel mondo. Ha già preso da Mo il sopravvento nel mondo, ma lui lo intuisce nel 62. Questo è un dato cronologico fondamentale per capire l'importanza che poi acquisisce l'opera in sé di Paul Jenkins. E lo fa non cancellando, dividendo, che era quello che già il mondo aveva insegnato prepotentemente a fare, a dividere, a installare muri, anche artisticamente, ma lo fa cercando di. Condividere volume, forme, colore, pensiero di un mondo europeo e di un mondo americano, che nonostante entrambi eh, affondino le radici nel contesto che noi chiamiamo occidentale, lo hanno fatto in maniera diversa. Lo hanno fatto in maniera diversa. Questa è un'opera importantissima, importantissima. Lugo Celada, questo. Da conferma, se io dovessi dare un consiglio personale, darei questo. E oltre, darei quell'opera molto, molto importante, anche richieste sul Cristo, giusto, Tommasina? Eh, anche sul Cristo? Eh, il prezzo un po' alto, ma stiamo parlando di un gigante. Lo pagate col prezzo che può essere già alto, ma tra cinque anni, che patrimonio avete? Tra due anni. Vi, vi trovate una moneta triplicata, quadruplicata? Non so se avete eh, adesso, ehm, in questo momento in particolar modo, è più che sulla cresta dell'onda. E prima mi avete detto: datemi anche un consiglio che ha un valore anche commerciale. Eccolo qua, cioè lui. Lui, con l'edizione del, del New York Times del 13 giugno dell'85, lo intravedete da qua, che è il compleanno sia di Cristo che di Jean-Claude, la moglie. Ecco, si intravede magari attraverso la, la plastica che la plastica, lo spago cosa rappresentano? Semplicemente il suo modo concreto e fisico di mettere in platea gli oggetti, di rendere scenografico l'oggetto, il soggetto principale rappresentativo del, della sua opera. Ma in realtà è il tempo che lui sigilla, è il momento che sigilla sia in queste realizzazioni sia nelle monumentali ambientazioni della Land Art di Cristo che sono inconfondibili, perché quello che lui impacchetta, quello che lui eh, sia nel, in termini di oggetto che in termini di monumenti, lo fa sempre per una valenza sociale, politica, di contesto democratico e di coinvolgimento di chi il luogo lo vive, di chi il luogo lo interpreta, di chi con il luogo entra in contatto. Di chi per l'opera lavora e di chi politicamente permette di realizzarla dopo tutte le fatiche burocratiche a cui lui è sempre andato incontro per creare queste installazioni, che effettivamente avevano un impatto molto forte sotto questi termini. E questa, parliamo di questa, perché questa non è un'opera da confermare. Dovete anche porre l'attenzione su quello che fedelmente cerchiamo di evidenziarvi. Che meraviglia, queste tracce che realizzava uno degli esponenti importantissimi del movimento Gutai, scoperto nel senso che l'attenzione gliel'ha inizialmente posta Shimamoto ehm, proprio per la sua impronta selvaggia, per questo carattere di colore, di approccio cromatico istintivo, verace, vero? E, e lo si vede, lo si percepisce perché. Oltre a questa irregolarità astratta nell'approccio che è lontanissimo dal figurativo, anche questo si inserisce nel contesto della pittura aniconica, dell'approccio aniconico, anzi della performance, dell'happening, di tutto quello che celebrava il movimento Gutai come ehm, invasione anche ambientale, come coinvolgimento ambientale nella realizzazione dell'opera, servendosi di strumenti. Lui si serve del palottoriale giapponese per creare queste onde irregolari. Scandite però, vedete, con, con un rigore algebrico, perché la distanza è quella, perché la struttura c'è, geometrica, incideva gestualmente il momento e lo testimoniava. Questa è un'opera importante. Eh. E poi il celada, mamma quel celada. Eh, sono sicura che avrà un un intenditore che capirà soprattutto, eccolo qua, che quello che è richiesto non è niente rispetto al valore artistico che ha quest'opera. Quello che vi viene richiesto per questo celada da Virgilio è onesto, è onesto anche se si potrebbe chiedere di più, si potrebbe chiedere di più, questo lo dico, ma è un punto a favore per voi perché Stefano oggi ci ha permesso di... Abbassare, abbassare notevolmente, sfruttate quando avete il margine di risparmio, perciò di guadagno di qualche migliaio di euro. Fatelo. E soprattutto non è il cerata degli anni 20 su cui rifletterci, su cui pensare, su cui domandarsi se sì o se no, perché io l'ho sentita la cifra e mi meraviglio mi meraviglio. Torniamo un attimo su l'esponente Gutai nella, nella visione densa e disarmonica allo stesso tempo del colore, meraviglioso, eccolo qua il dettaglio, perfetto perché qua bisogna andare da vicino, sono opere appunto piccole ma grandi per valore e poi facciamo una carrellata perché ci sta a ripercorrere tutto il nostro studio, ci sta a rivedere il Vedova, il Saetti, il Guidi, il Celada, Bice Lazzari, Morlotti, tutte le personalità rilevanti e storiche, perché qua c'è la storia e c'è la contemporaneità. Quindi, facciamo velocemente da lì, proprio velocemente, cenni visivi per darvi la possibilità di intervenire per chiedere prezzi, per chiedere qualsiasi informazione in più. Ecco qua, partiamo da qua, del, 2000, del 2017 di Puglisi, poi passiamo a Giuseppe Chiari con lo spartito musicale del 79, poi siamo sempre in lista Lucia Marcucci del 64, Laura Totino Arigo, Importantissima opera, poesia, l'ambito della ricerca visiva, parole e suono, Arturo Carmassi, poi c'è Claudio Cintoli. Facciamo proprio un repertorio visivo totale, soffermatevi, intervenite in questi ultimi minuti. Poi torniamo indietro, Ferruccio Bortoluzzi, Saverio Cavalli, qua entra un attimo perché vorrei un attimo far vedere la superficie e l'eleganza di questo artista che a me piace particolarmente piemontese del 65 quest'opera. è l'elevazione dell'artigianato orafo dell'oreficeria perché lui era un maestro orafo guardate questi frammenti che vanno a descrivere con questo minimalismo la superficie le trovo incredibili a me piace un sacco Poi, in lista c'è anche un Achille Perilli, il Bertini è stato confermato, il Gianni Dova, gli alfabeti della mente di Dada Maino, sempre indagare la poesia visiva, sempre scrivere disegni contro il disegnare scritture, quello su cui si interrogavano gli artisti che hanno aderito a questo tipo di sperimentazione, a no? questa ripetizione poi costante di questo segno che deve riempire istintivamente, senza freni, così lei descrive il suo approccio nel realizzare questa serie, deve riempire tutto il foglio e poi, anzi, proprio lei dice che mi è piaciuto, dice la mano disobbedisce alla volontà eh, di essere... Esatta. Quindi ogni suo alfabeto della mente sarà differente. Qua c'è la scomposizione volumetrica di Sara Campesan e poi ancora l'opera di Vanna Nicolotti, un 30x30, poi c'è Sandirenco l'estroflessione. Eccolo là Sandirenco. Livano Fabri successivamente con la sua abrasione questo Turisimeti che proprio Proprio l'eleganza, la purezza di spazio e dimensione con delicata, questo delicato intervento in estroflessione, questi ovali, la sua cifra, il suo mondo, il suo cosmo. E poi Max, fammi un fermo e passiamo all'opera di Franco Rognoni, qua. Ah, devi fare tutto il giro, è vero? Guarda che belli i tre vali bianchi! Stupenda. Eccoci qua, del 73. Franco Rognoni, poi... La figura conturbante, eccola la del 59, chiedete tutti tutti i prezzi fatevi mandare la lista e poi questo nudo bellissimo bellissimo di Ennio Morlotti qua ti soffermi un attimo di più perché qua c'è l'esasperazione del segno che evidenza, evidenzia la, ehm, il fenomeno della realtà quindi l'impatto, la forza, no il profilo, no? il voler testimoniare una riproducibilità mh, figurativa, ma proprio il contesto poetico materico, l'istinto, che bello. È veramente è proprio un artista che difende fortemente lo spessore della vita e lo traduce in passione, proprio in tratti di passione. Poi il bice Lazzari degli anni 30, quindi ancor prima del 35, che è la data in cui lei va e si trasferisce a Roma, importante del 30, è nel 24 che lei eh, espone la mostra la Fondazione Bevi l'Acqua la Masa, dove poi conosce Scarpa, conosce Guidi, conosce tutte le personalità dell'ambiente veneziano, in cui lei si inserisce apertamente, anche se prima, no, nelle, nelle pitture degli anni venti, si, si pone un po' come pittrice delle vedute veneziane tipiche della scuola di Burano. Poi, andiamo avanti così li facciamo vedere tutti. Eh, il Celata! Te lo sogni anche tu questa notte questo, lo so. Te lo sogni anche tu. Ma questo è un dipinto da sogni, questo è un quadro da sogno. Più che altro sapete cos'è? Che a volte ci sono i quadri da sogno che ci si, po ci si pongono, purtroppo, come magari non permissivi. Cioè ci sono veramente dei, dei, delle opere da sogno che hanno dei prezzi proibitivi, che ben venga per chi ha capitale da investire nell'arte e per assecondare l'impulso dell'amare l'arte come andrebbe fatto, perché è distinto che poi l'opera la dovete aggiudicare. Ma io l'ho sentito il prezzo. C'è, sapete, ci sono i due piatti della bilancia, c'è il valore artistico che pesa, pesa. In quello più leggero resta la proposta che vi viene fatta, il prezzo che vi viene proposto. Sono già sembra che mi sono appena svegliata, no, che devo andare a letto. E c'è il prezzo su cui io mi domando, ma perché non intervenire? Un celata degli anni venti di questa importanza. Io con questo vi voglio salutare, con questa atmosfera con questa immagine, con questa natura morta che non è natura morta, con questo artista che è riuscito a riscrivere i codici e i canoni estetici della natura morta seppur riuscendo a realizzarla sia con la perfezione dell'iperrealismo e sia con questa atmosfera rifatta, con queste cromie che arrivano prima del soggetto, arriva prima l'atmosfera del soggetto. Arriva prima la capacità artistica del vaso e dei fiori, perché si amalgano perfettamente in un tutt'uno. È un quadro po fortemente poetico. Ecco, se l'altra produzione conserva una qualità tecnica e un porsi come iperrealista a livello di Cagnaccio di San Pietro, del cagnaccio di San Pietro, qua la sua potenza è non collocarsi ad una similitudine già vista. Entriamo un attimo e poi vi saluto e vi do la buonanotte con questi colori, con questa luce che determina quest'opera, questo quadro stupendo. Non perdetelo a questo prezzo, ricordatevi questo, non perdetelo, non lasciatelo qua a questo prezzo. Perché ci sono cifre su cui vi do ragione, vi dico certo, aspetta, ci si deve ragionare, è, è tanto rispetto all'artista, lo si trova meno, questo no, questo no, tanto più degli anni venti. Vi farei ragionare di più sull'aspetto economico, su un'altra produzione che è quella di cui ho parlato anche prima, dell'imperialismo, del realismo magico, ma non su questa, perché questa è l'eccezione. Su questa non si deve pensare, su questa bisogna collezionare. Quadro stupendo. Io vi ricordo, visto che siamo in chiusura, beh, intanto vi ringrazio per la partecipazione, per le richieste, per le conferme, per tutto, rimaniamo sempre qua con questo meraviglioso, questa meravigliosa cornice di chiusura. E, allora, le prossime trasmissioni venerdì intanto saremo in diretta con Michele De Palo dalle 21 a mezzanotte io invece sarò con i vetri dalle 5 alle 8 nel pomeriggio sempre fedelissimo il nostro il mio Max che ormai Max è come Ulisse Lombra ormai siamo così sempre eh? e, poi durante il weekend le trasmissioni con Willy Montini e Anna Maria che non so se trasmetterà dalla nostra sede dal nostro studio 3 di eh, Milano o se verrà qua nel nostro spazio eventi a Marcon giusto eh? Eh, grazie a tutti per la partecipazione, cari amici. Vi auguro buonanotte per chi eh, prosegue televisivamente parlando. Buona navigazione negli altri, nelle altre trasmissioni. Buonanotte a tutti, un bacio.